Grazie Emanuela. Ah, ok, dobbiamo accettare. Continue, ok. Ok. Fatto, ok. Vai. Sì, siamo al terzo incontro Benissimo. del percorso di accompagnamento, no? Come ormai sapete, l'idea è un po' nata alla fine del percorso di costruzione del progetto di sottobacino Lambro per diciamo, costruire il programma delle azioni, quindi la parte più operativa. La parte più operativa che è appunto il programma delle azioni. L'idea è quella di costruire insieme, quindi questo non è un convegno, è proprio un momento di lavoro, dove vorremmo con voi, ma voi siete in realtà diciamo, gli attori principali, costruire quello che è un programma delle azioni rinforzato e che raccoglie gli spunti dei diversi temi che caratterizzano il progetto di sottobacino. Quindi l'idea è che gli incontri sono tematici, da ogni incontro emergono degli spunti specifici, con il contributo di alcuni anche esperti, anche esterni al gruppo di lavoro, diciamo, consolidato. Oggi avremo Sergio Canobio che ci aiuterà sul tema di oggi, che è habitat e connessioni ecologiche. E dagli spunti che emergono, l'idea è che ci vengano un po' delle idee, delle riflessioni sulle nostre stesse schede. Schede che poi, sui stessi progetti, che poi Giulio ci aiuterà anche con una disamina specifica sulle schede, insomma, a capire un po' quali possono essere i dubbi o le integrazioni necessarie sulle singole schede. Dicevo oggi, protezione di habitat e specie, quindi il tema della biodiversità, delle connessioni ecologiche. Poi in questa slide vedete anche gli appuntamenti prossimi, che saranno giovedì 11 su tutela e paesaggio e rigenerazione e pianificazione, giovedì 8 ottobre, e per chiudere diciamo il 15. Quindi l'idea è che passando attraverso tutti questi temi, le singole progettazioni si vanno ad arricchire e diventano sempre di più progettazioni integrate e multitematiche. Questo è lo schema appunto degli indirizzi del PSSE che ormai conosciamo tutti, e io mi fermerei qua lasciando subito la parola a Sergio per l'introduzione più, diciamo, tematica. Se non ci sono dubbi, naturalmente, se no, tanto siamo qua. Vai, Sergio. Grazie mille, Dario. Allora condivido anch'io la mia presentazione. Ditemi se la vedete. La vediamo, perfetto, e grazie Ok. ancora della disponibilità. Ho dimenticato di dire che Sergio è membro del team del progetto Gestire 2020 e che quindi questo anche suo intervento è nell'ambito del percorso di formazione e divulgazione che il progetto Gestire 2020, poi forse farai tu un accenno, Sergio Sì. Grazie compie. Quindi comunque grazie della tua disponibilità. a voi. Quindi oggi parliamo di protezione di habitat e specie, che è per l'appunto anche l'oggetto primario di tutela del progetto Gestire 2020. Se parliamo di habitat e specie, naturalmente vuol dire che stiamo parlando di ecosistemi. Infatti, l'ecosistema, che è una parola che oggi tornerà diverse volte, è l'insieme degli organismi viventi, quindi le specie, di una data area, del loro ambiente fisico, circostante fisico e anche biologico, quindi la presenza delle altre specie, pensiamo soltanto insomma alla vegetazione, eccetera, e poi delle relazioni tra tutte queste componenti. Quindi dobbiamo sempre tenere a mente quando parliamo, quando magari effettuiamo degli interventi di conservazione di habitat e specie, che questa tipologia di interventi è spesso molto complessa, nel senso che appunto richiede una visione a diversi piani temporali e spaziali. E soprattutto bisogna sempre tenere un occhio sul fatto che l'oggetto della conservazione non può mai essere uno solo, una singola specie o un singolo habitat, ma deve sempre essere visto in questo contesto, diciamo, in continuo mutamento, che sono le relazioni tra le varie componenti dell'ambiente. È comunque possibile approcciare la materia a diverse scale spaziali, anche per comodità,
in funzione delle sfide gestionali, quindi anche in funzione degli obiettivi che ci si pone o delle criticità che si sono rilevate. Quindi, nonostante la mia premessa, è sicuramente possibile anche effettuare degli affondi, effettuare dei focus direttamente sulle singole specie, quindi gli individui appartenenti a un'unica specie che formano delle popolazioni, oppure all'insieme di più specie che sono gli individui di più specie che sono una comunità. Oppure si può salire a un livello un po' più alto, che è quello dei singoli habitat o dei singoli ecosistemi locali, quindi ambienti circoscritti localmente, oppure si può o si dovrebbe, a seconda appunto degli obiettivi che ci prefiggiamo, avere una visione più di insieme e quindi arrivare a parlare di ecomosaico, quindi insieme e concatenazione di ecosistemi, e di rete ecologica. Una parola che probabilmente tutti voi avete, su cui voi siete incappati con il vostro lavoro. Per quel che riguarda gli ecosistemi proprio fluviali, quindi gli ambienti dove diciamo l'acqua scorre, si può rilevare che sono molto ricchi tendenzialmente anche rispetto agli altri di nicchie ecologiche, perché ci sono tutta una serie di variabili ambientali estremamente complesse. Pensate solo appunto a come può variare la velocità della corrente tra pozze, raschi e altri tipi di habitat nel fiume, come possono variare i substrati da biologici a litologici, quindi magari substrati composti di materia organica o addirittura di materia ancora vivente, oppure substrati litici, dalla ghiaia, alla sabbia, le argille, i limi, fino ai ciottoli e ai massi, quindi in montagna soprattutto. Ci possono essere o non essere strutture di ritenzione che offrono riparo alla fauna e alla flora, peraltro, e possono fornire anche il substrato su cui c'è accumulo di fogliame che comporta tutta una serie di poi specializzazioni da parte delle specie. Questa cosa non è vera solo a livello spaziale, ma anche a livello temporale. Quindi questo equilibrio è dinamico. Per quel che riguarda la velocità della corrente, pensate solo a questo caso nello stesso punto in funzione dei cicli idraulici, tra una magra e una piena, ad esempio. Per quel che riguarda i substrati, ci sono cicli collegati ai cicli idraulici di sedimentazione e risospensione. Poi so che questi argomenti li avete almeno parzialmente già trattati nella lezione, nell'incontro sull'idomorfologia, quindi non mi dilungo. E poi banalmente anche le strutture di ritenzione possono essere influenzate anche solo dallo scorrere delle stagioni. Ad esempio il rapporto di materia organica è chiaramente molto diverso dalla primavera all'autunno, quando il fogliame entra in acqua. Tutto ciò comporta, come dicevamo, un'altissima specializzazione delle specie, che di solito, dove c'è alta specializzazione, si riscontra la biodiversità massima. E anche il fatto che ci siano non solo una, come dicevamo, notevole differenziazione spaziale, ma anche temporale, garantisce la massimizzazione. Questo è un primo concetto che secondo me è utile tenere in conto quando si fanno progettazioni volte alla conservazione. Nel senso che spesso anche per comodità o per necessità un intervento può essere, viene visto in modo statico, introduciamo un elemento nel territorio. Però questo elemento non deve essere, se si vuole fare conservazione, solo un inserimento spaziale, quindi collochiamo una struttura in questo posto, ma deve essere visto anche nel continuo divenire e mutamento delle condizioni ambientali. La qualità biologica, intesa come nel nostro caso come massimizzazione della biodiversità, è quindi tanto più elevata quanto avremo una buona qualità dell'acqua, che consente appunto diversificazioni e specializzazioni, una buona qualità del regime idraulico e una buona qualità morfologica. Come sappiamo però non viviamo in un mondo perfetto e tutto ciò è sottoposto a notevoli sollecitazioni per la presenza delle attività antropiche. E questo, come ben sapete, è tanto più vero in un bacino molto complesso e molto antropizzato come quello del Lambro. Per quel che riguarda la pressione antropica sugli ecosistemi, si può dire che questa in genere tanto più elevata, tanto più comporta una perdita di ricchezza in specie, perché dicevamo le specie sono tanto più numerose, quanto più alta la specializzazione, quanto più sono disponibili nicchie ecologiche, e l'antropizzazione tende a livellare, a banalizzare la presenza di nicchie ecologiche. Normalmente si assiste anche a un incremento numerico delle specie tolleranti che diventano dominanti, e anche questo è un aspetto della perdita di specializzazione.
E poi c'è una perdita di tratti funzionali che va anche a colpire proprio non soltanto la biodiversità e la ricchezza in specie, ma a volte proprio anche la stessa capacità dell'uomo di beneficiare del capitale naturale legato a questi ecosistemi. Ad esempio, anche, vedete, una riva crollata è spesso sintomo di una perdita di biodiversità. Banalmente è venuta a mancare la vegetazione spondale che offriva un consolidamento, ma questo ha delle implicazioni pratiche, ovviamente, anche poi sulla possibilità dell'uomo di abitare e beneficiare della presenza del fiume. Il bacino del Lambro, diciamo, si colloca in una zona molto antropizzata. Questa mappa scattata da un astronauta italiano sull'ISS ci mostra piuttosto bene graficamente la faccenda. Qui è saltato, vabbè. E questa pressione è massima nell'ambito di pianura. Quindi parliamo di un ambito in cui la forte antropizzazione, intesa anche come industrializzazione, meccanizzazione dell'agricoltura e realizzazione di infrastrutture, crea una difficoltà nel mantenimento sia degli habitat sia delle loro connessioni, quindi dei corridoi ecologici e della, in ultima analisi, dell'intera rete ecologica. In ambito di pianura, i corridoi ecologici sono ubicati per lo più, la rete ecologica regionale li riconosce ubicati per lo più lungo i grandi fiumi planiziali, che sono quindi delle vie per lo più con andamento nord-sud, che tengono aperto il collegamento tra, diciamo, la zona alpina e la zona appenninica, mentre la connettività est-ovest è garantita per quanto possibile principalmente lungo i reticoli irrigui che si dipanano nella pianura lombarda. Quindi va da sé che il Lambro, proprio per dove è ubicato, è importante perché è uno di questi corridoi ed è ubicato non solo uno di questi corridoi, ma è anche un corridoio ubicato nella zona dove, se vogliamo, ce n'è più bisogno, perché è proprio nel contesto in assoluto più antropizzato della già antropizzata Lombardia. E questo chiaramente pone delle sfide. Quindi nel bacino del Lambro possiamo rinvenire una diversità molto elevata di ambienti e anche una diversità molto elevata di pressioni e alterazioni presenti. Si va quindi dal Lambro prelacuale del triangolo lariano, che ha tutte le caratteristiche, almeno all'inizio, di un torrente montano, per poi osservare via via, soprattutto quando il Lambro diventa subacquale e quando si addentra nella zona dell'Interland, una progressiva antropizzazione che porta anche a degli, se vogliamo, degli eccessi difficilmente riscontrabili in altri ambiti, come ad esempio, vedete la figura in alto a destra, che vabbè, risale a dopo lo spill petrolifero di Villa Santa del 2010. Io mi ho occupato di alcuni dei monitoraggi ambientali e degli effetti sull'ecosistema del Lambro, e comunque quello che si osservava era veramente un fiume che di fatto non esisteva più, almeno in quel tratto. Però facciamo un passo indietro e torniamo invece a come potrebbe essere il Lambro in assenza di antropizzazione, perché questo poi ci dà anche delle indicazioni operative a livello gestionale, di pianificazione e di conservazione. Allora, parlando ovviamente di specie, le prime specie che vengono in mente quando si parla di un corpo idrico come il Lambro è l'ittiofauna, anche se poi vedremo che non è l'unico elemento di interesse e di pregio relativo a questo ambito. L'ittiofauna originaria del Lambro è fondamentalmente una comunità mista di salmonidi e di ciprini di reofili, quindi di ciprini diamanti delle acque franche e ben ossigenate a monte del lago di Fusiano. Mentre invece diventa una comunità di ciprini, strettamente di ciprini di reofili, poi nell'intero tratto subacquale. Quindi vuol dire che a monte del lago potremmo rinvenire anche la tota marmorata, che è una, tra l'altro una specie inserita in direttiva habitat, quindi una specie che l'Unione Europea ritiene meritevole di estrema tutela, il barbo canino e il temolo. Mentre più gli altri ciprini di reofili che vedete sotto, che però poi invece diventano le popolazioni proprio più significative del tratto subacquale, che sono il barbo comune, più alti il luccio, il cavedano, eccetera. Però, ovviamente, abbiamo detto che questo non è il mondo perfetto delle comunità di riferimento, delle comunità quali dovrebbero essere, ma osserviamo una serie di criticità che hanno portato a una pressione molto consistente su queste specie.
Le criticità principali sono le stesse che devono affrontare, che deve affrontare l'intera rete ecologica, quindi la frammentazione degli habitat che porta a un isolamento delle popolazioni, e questo è vero non solo per la fauna ma anche per la flora, con conseguenti poi pressioni su queste popolazioni che sono segregate tra di loro. Quindi senz'altro un depauperamento genetico, quindi magari le popolazioni rimanendo isolate diventano sempre più piccole, con sempre più pressione addosso, e hanno difficoltà ad avere uno scambio genetico tra di loro e tendono proprio a in incrociarsi e a diventare sempre più deboli. C'è poi un grosso problema che è molto presente sul bacino dell'Ambro, che è l'invasione di specie esotiche. Diventano la frammentazione degli habitat porta le popolazioni locali a essere molto più sensibili a questa problematica, e poi sotto traccia c'è anche ovviamente il grosso problema del cambiamento climatico. Questo sull'Ambro si declina in una serie di pressioni, alcune delle quali avete già trattato negli incontri precedenti, quindi non mi dilungo. La qualità delle acque, che diventa molto bassa, soprattutto nel tratto sublacuale, l'abbiamo visto anche in alcune delle foto della slide precedente. Le interruzioni della continuità longitudinale con sbarramenti di vario tipo, l'eliminazione degli habitat, quindi una banalizzazione, quello che diciamo all'inizio, una eliminazione delle nicchie ecologiche con conseguente perdita di specializzazione, e gli habitat sono di vario tipo, possono essere gli habitat anche solo dove i pesci si mettono a stabulare, per non dover avere un continuo consumo di energia per stare contro la corrente, ma sono anche gli habitat importantissimi di frega, ossia dove i pesci si riproducono. Poi osserviamo un regime idraulico molto alterato, e da ultimo, quello che abbiamo già accennato, l'introduzione di specie esotiche invasive. Questo comporta un aumento del rischio di estinzioni locali e in ultima analisi anche un aumento del rischio di estinzione finale della specie. Per quel che riguarda le specie esotiche invasive, sono senz'altro uno dei grossi problemi dell'Ambro. Alcuni altri problemi, appunto, di quelli che abbiamo visto prima, li avete già trattati, quindi non ho preparato slide, poi se volete magari ne possiamo parlare dopo, se avete domande. Mi focalizzo su alcuni tipi di problematica che immagino non abbiate trattato. Una è appunto le specie esotiche invasive. Ci sono state varie introduzioni fin dall'antichità di specie, per vari motivi, uso per la pesca, per l'uso ornamentale, pensiamo alle carpe, le carpe koi, ad esempio, per la pesca sportiva, quindi non solo commerciale ma anche per divertimento, sia da bacini europei sia da altre aree del mondo, e da sempre più lontano con l'arrivo della globalizzazione. La globalizzazione ha anche portato a un'accelerazione vertiginosa di questo fenomeno. Negli ultimi anni, negli ultimi 10-20 anni, sono arrivate più specie che tutte quelle presenti in precedenza, e altre continuano a venirne. Infatti io qui ho messo che ci sono, in Lombardia sono censite 38 specie ittiche all'octone, ma verosimilmente sono già di più rispetto all'ultima lista che è stata fatta. Di queste 21 sono ritenute invasive, vuol dire che oltre a essere all'octone hanno anche diciamo, effetto molto deleterio, significativamente deleterio sulle nostre specie. Cioè alcune specie vengono introdotte, ma se ne stanno per i fatti loro, trovano un equilibrio con le nostre specie e non causano danni. Ce ne sono alcune invece che dove arrivano hanno lo stesso effetto di un incendio e provocano grossi danni. Tenete conto, per dire poi come questo fenomeno ha una declinazione anche sull'Ambro, che già a Nibionno in Verigo, quindi non nella parte bassa ma già vicino al lago, negli ultimi censimenti sono state rinvenute fino a 15 specie esotiche contemporaneamente, e tra l'altro in alcuni casi, anzi ormai in diversi casi, si sono riscontrati in un singolo campionamento più specie esotiche che specie autoctone. Questo per spiegare comunque l'entità del fenomeno. Perché la specie invasiva e dannosa per l'ecosistema? Allora, in certi casi per una competizione alimentare. È semplicemente la specie che arriva più veloce della specie autoctona a papparsi il cibo che condividono, il cibo che hanno in comune. Poi c'è una competizione per l'uso degli habitat, l'estromissione di specie più deboli o soggette alla predazione da parte di specie più forti o predatrici dagli habitat. E quindi con, come dicevamo prima, un aumento dello stress complessivo, perché la specie autoctona non può più andare nel rifugio perché c'è il pesce che se la mangerebbe, il pesce alieno appena arrivato, deve stare di più in acqua e ha uno stress psicofisico maggiore, diventa più debole, più facilmente predata. Poi c'è la predazione diretta, ovviamente, quindi abbiamo introdotto dei super predatori, poi vi presenterò uno dei peggiori nella slide successiva. Diretta o delle uova. Ci sono anche pesciolini molto piccoli, introdotti, alieni, che visti tenuti
tenuti in mano dicono, beh, ma questo come fa a essere così, avere effetti così disastrosi? Certamente non è in grado di predare e mangiare pesci più grossi di lui, ma è in grado di fare manbassa delle uova, ad esempio. E questo è un altro grosso problema. Pensate ai primi mammiferi e all'effetto che hanno avuto sui dinosauri, per il fatto che erano capaci di predare le uova anche dei tirannosauri. E poi c'è un problema sottotraccia di ibridazione. Quindi ci sono anche delle specie che potrebbero coesistere in equilibrio con le nostre, ma si incrociano e quindi ne trasformano il patrimonio genetico. L'esempio più famoso è quello della trota fario atlantica. È stata introdotta massicciamente in quasi tutto il reticolo idrografico lombardo, però la trota fario atlantica si ibrida con tutti i tipi di nostre trote, quindi sia con la trota marmorata che con la trota fario mediterranea. E questo ha comportato il fatto che ormai di trote marmorate pure se ne ritrovano proprio solo in ben pochi corpi idrici in Lombardia. Vi presento una bestiaccia di cui credo tutti abbiate già sentito parlare, il pesce siluro. È originario del bacino del Danubio ed è stato introdotto in modo purtroppo capillare per la pesca sportiva, nel senso che tuttora c'è una intera parte dei pescatori sportivi, e dico parte perché invece ci sono fior di associazioni di pescatori che sono molto ben consci del problema, che si ostina a preferire un bel pescione grosso anche nel laghetto e nella cava dietro casa, piuttosto che mantenere delle popolazioni delle comunità autoctone. E quindi i siluri arrivano portati in questo modo praticamente ovunque. Raggiunge dimensioni notevoli, passa anche i 3 metri, e si colloca in cima alla rete trofica proprio come super predatore. A me è capitato di monitorare, di campionare dei siluri, sono soggetti ad abbattimento obbligatorio, quindi li abbiamo abbattuti, e aprendo lo stomaco per capire anche quale sia la loro dieta, anche appunto per trarne delle indicazioni gestionali, vi abbiamo trovato dentro di tutto. In uno c'erano delle ossa decisamente appartenenti a un volatile, quindi predano anche gli anatidi. In un altro abbiamo trovato l'ische di un luccio, quindi di un altro predatore che era di almeno 1 metro, e, vista la dimensione delle ische, e il siluro di 1,5 metro se l'era bellamente mangiato. In altri casi abbiamo trovato decine e decine di chele di gamberi alloctoni, e quindi almeno in quello il siluro, nel suo essere disastroso per l'ecosistema, ha dato una mano sotto altri punti di vista. Ha comunque effetti devastanti sulle comunità, appunto come competitore e predatore. Il paradosso è che nel Danubio, da dove proviene, è considerata una specie minacciata per via dell'inquinamento, la pesca intensiva e il numero di sbarramenti presenti. Quindi ognuno ha evidentemente i suoi problemi. Vi introduco un'altra criticità di cui non credo abbiate parlato negli altri incontri, che è la frammentazione. Senz'altro sul Lambro sono presenti molte briglie e molti manufatti di tipo trasversale che interrompono la continuità longitudinale del fiume. Nel corso degli anni si sono realizzati vari tipi di artifici per ovviare a questo problema, arrivando forse anche, vedete sulla destra, delle esagerazioni in termini di scale di risalita, che poi non si sa neanche bene, diciamo che è una materia poco studiata dal punto di vista dell'efficacia. Infatti è importantissimo deframmentare, però secondo me in ogni diciamo intervento di questo tipo è importantissimo monitorare l'efficacia, non sempre lo si fa. E poi, come vedremo tra poco, non è detto che la continuità sia sempre un bene. Probabilmente avete già cominciato a capire il perché, se fate riferimento alle slide precedenti, ossia perché in una situazione compromessa dal punto di vista delle specie esotiche, bisogna anche sempre capire e fare il trade-off tra la necessità di garantire la continuità longitudinale e però magari la necessità di contenere la diffusione delle specie invasive. Un esempio è senz'altro legato al gambero di fiume, che il gambero di fiume italiano si chiama Austropotamobius pallipes, e secondo l'IUCN è nella lista rossa delle specie in estinzione. Fondamentalmente ormai lo troviamo soltanto nei piccoli e medi corpi idrici, spesso in siti Rete Natura 2000, a quote collinari, che sono diventate delle autentiche oasi di sopravvivenza per la specie, quindi nelle zone prealpine, nei fondivalli alpini, inoltre proprio Pavese per quanto riguarda la Lombardia, mentre non lo troviamo più assolutamente in pianura, dove è stato vittima dell'invasione di specie aliene. Principalmente, ma non, nordamericane, ma non solo. Ad esempio, il Cheops destructor che vedete in mezzo è australiano. Gli altri sono tutti gamberi americani. Il
più letale, probabilmente l'avete già sentito nominare tutti, è il Procambaus, lo vedete a sinistra ed è il... spero a sinistra perché non so se avete... Vabbè, non dovrebbe essere ribaltata la presentazione, se no... comunque il Procambaus è il gambero rosso della Louisiana. Poi abbiamo l'Orconectes che ha colonizzato per lo più i laghi della fascia prealpina e anche altri ambiti. Poi abbiamo in fondo quest'ultima variante che in Lombardia sembra non essere ancora arrivata, ma prima o poi arriverà, che è un altro Procambaus, in realtà è una sottospecie del Procambaus, che sembra aver avuto una mutazione che gli permette di essere in grado di riprodursi per partenogenesi. Quindi avremo addirittura un'invasione aliena di una specie che non avrà più nemmeno bisogno di maschio e femmina per riuscire a riprodursi, con tutti i problemi che consegue nella lotta nel contenimento e nell'eradicazione. Il vero problema delle specie aliene di gambero non è tanto la loro capacità, la loro invasività. Vanno senz'altro a occupare le nicchie ecologiche del gambero di fiume, tra l'altro soprattutto nel caso di Procambaus hanno un'autoecologia, quindi delle caratteristiche ecologiche molto più spinte, si riproducono più di una volta l'anno, fanno molte più uova, sono più resistenti alle alterazioni, eccetera, eccetera. Cioè il nostro gambero in confronto è una specie di panda, per intenderci. Ma soprattutto le specie nordamericane sono immuni a una malattia, a un fungo fondamentalmente, che si chiama peste del gambero, che quando invece raggiunge le popolazioni del nostro gambero, anche in questo caso, usiamo di nuovo la stessa metafora, è come se scoppiasse un incendio, cioè le popolazioni si estinguono completamente nel giro di pochi giorni o poche settimane. In questo caso quindi la vera sfida è mantenere le popolazioni rimaste ed evitare che entrino in contatto con le popolazioni di gamberi alloctoni e con le spore della peste del gambero, che possono essere veicolate in molti modi. Il progetto Gestire 2020, per cui lavoro, ha un'azione specifica per la tutela del gambero di fiume che copre una serie di siti di Rete Natura 2000 nell'area prealpina, proprio dalle propaggini più occidentali, quindi i Monti della Valcuvia, fino all'Alto Garda bresciano. Il nostro intento è quello di creare appunto di mantenere queste oasi a quote collinari. Ormai il gambero autoctono si rinviene, diciamo, dai 300, 400, anche 500 metri in su, e fa eccezione proprio il bacino del Lambro di cui parleremo tra poco. Quello che noi vogliamo fare è creare delle popolazioni che siano tra di loro sufficientemente interconnesse da garantire un minimo di scambio genetico, ma allo stesso tempo che siano sufficientemente isolate per tutelare le altre nel caso si assista a una estinzione locale dovuta all'arrivo della peste del gambero. Il bacino dell'Alto Lambro si incunea tra questo sistema di aree protette lungo la fascia prealpina e può svolgere un ruolo molto importante in questo senso per il mantenimento delle popolazioni e per anche il passaggio genetico tra una popolazione e l'altra. Questo però appunto si può ottenere isolando le popolazioni dalla zona di pianura, quindi vedete che ci troviamo di fronte al paradosso in cui in questo caso probabilmente non è un bene garantire a tutti i costi la continuità longitudinale nell'ambito del bacino. Siamo a una scala un po' più elevata. Mi sono dimenticato di dire, appunto, se vogliamo poi fare un piccolo affondo, ma magari abbiamo tempo di parlarne dopo, anche quando ci saranno le schede, che nel bacino dell'Alto Lambro il gambero di fiume è presente sia nella zona del Triangolo Ariano, dove appunto ci sono addirittura dei siti Rete Natura 2000 coinvolti nel progetto di tutela e di reintroduzione del gambero, sia poi nella parte sublacuale. Il parco di Montevecchia Curone è fondamentalmente la zona più a sud in cui permangono popolazioni del nostro gambero per quanto riguarda la fascia prealpina, e di fianco al parco, alla rete, ai siti Natura 2000 della Montevecchia, ci sono tutti gli affluenti del Lambro, le Bevere, il Rio Valletta, in cui ci sono buone ancora popolazioni di gambero. Quindi ecco perché il bacino dell'Alto Lambro può svolgere questo ruolo di cui parlavamo. Salendo a livello di habitat, quindi di ecosistemi locali, di ambienti locali, vi faccio una carrellata molto rapida di alcuni degli habitat prioritari identificati dall'Unione Europea nell'ambito della direttiva, che si chiama per l'appunto direttiva habitat, soprannominata, che si rinvengono nel bacino del Lambro. Ognuno di questi habitat è codificato anche con una serie di specie bandiera, sia animali ma principalmente vegetali,
a cui ad esempio, ve lo lascio come suggestione, in caso di interventi di riqualificazione e di verde, di inserimento del verde nell'ambito del bacino dell'Ambro, si potrebbe fare riferimento anche per capire quali essenze e quali sistemi vegetazionali si possono inserire. Senz'altro nella parte per la quale, ma non solo, ci sono le praterie magre da fieno, quindi l'habitat 6510, e grazie a questi codici potete proprio entrare nelle banche dati e anche informarvi appunto sulle essenze, sulle specie che li compongono. Scendendo si viene l'habitat 3150, che sono i laghi eutrofici naturali. Qui chiaramente parliamo del lago di Pusiano, che è un sito Rete Natura 2000 di per sé. Poi abbiamo nella zona delle Bevere, e nei pressi del Parco della Montavecchia, quindi ma del versante di qua, Querceti di Farnia e Rovere, l'habitat 9160. Procedendo verso sud, ma non sono habitat che si succedono uno con l'altro, cioè ci sono maggiormente rappresentati questi, ma alcuni, come ad esempio le praterie magre, si rinvengono lungo tutto il corso dell'Ambro, quindi anche più a sud. Scendendo si arriva alle foreste alluvionali di Ontano e Frassino, quindi foreste che hanno proprio bisogno, molto igrofile, che hanno proprio bisogno del continuo interscambio con il corpo idrico per permanere al massimo della biodiversità. E poi c'è un habitat che è proprio prettamente fluviale, d'alveo, che sono i fiumi, sia montani che planiziali, con vegetazione di ranuncolo flottante. Probabilmente alcuni di voi hanno in mente immagini di questo tipo anche nel bacino dell'Ambro, soprattutto in quei sistemi di canali e di collegamenti tra rogge, fossi e fiumi che si rinvengono nella bassa, a sud di Milano. Quindi le fioriture di ranuncole, questo tipo di ecosistemi particolarmente che si prestano particolarmente a ospitare un'elevata biodiversità, sono anche uno spettacolo che si può ancora rinvenire anche nel bacino. Per quanto riguarda invece una salita a un livello ancora superiore, quindi dicevamo con una visione di insieme dell'ecomosaico e delle connessioni ecologiche, facciamo di nuovo riferimento alla rete ecologica regionale, che può essere vista come un'infrastruttura verde per un sistema diffuso di connettività tra habitat. Poi si può aprire un lungo dibattito anche sulla sua capacità di garantire il flusso genetico tra popolazioni, però per il momento ci basti sapere che il Lambro è un asse portante di questa rete ecologica, dicevamo già prima, quindi un corridoio principale e, come dicevamo, in un'area molto antropizzata. Quindi un corridoio tanto più importante. Ma cos'è esattamente un corridoio ecologico? Tenetelo a mente quando progettate, che può essere definito come una fascia di territorio naturaliforme. Chiaramente un'autostrada non va bene come corridoio, anche se di fatto è una fascia di territorio differente dalla matrice in cui è immersa, quindi una fascia di territorio naturale differente dalla matrice in cui è immersa. Ed ecco perché possono essere considerati come corridoi i corsi d'acqua, le siepi, ad esempio nella matrice invece agricola, le fasce boscate nelle matrici agricole, o proprio come ecotoni, quindi come fasce riparie dei fiumi, se il contesto intorno è diverso, o anche ribaltando il concetto, una radura in una matrice prettamente boschiva. Anche questo può essere considerato un corridoio. Questo è il sistema agroforestale a sud di Milano. Capite bene che una matrice così antropizzata, quindi con un'agricoltura così fortemente meccanizzata e industrializzata, non ha capacità di fornire habitat e di fornire connettività. Non è una legge scolpita da pietra, ad esempio il sistema agroforestale a sud di Londra, anche se poi la storia del territorio è un po' diversa, ma comunque la distanza dalla città non lo è, vedete che è molto diverso ed è ad esempio un modello a cui puntare. Però non fatevi scoraggiare dall'idea, sì, ma io sono un tecnico di un comune piuttosto che amministro un ente che ha un territorio estremamente antropizzato, dove magari la matrice non è nemmeno agricola ma è urbana. Non fatevi fermare da questo, perché se è vero che magari il vostro pezzettino non contribuisce direttamente a un corridoio proprio ben visibile e del tutto continuo, quantomeno abbiamo sempre il discorso precedente dell'habitat locale. Quindi un creare dei nuovi ambienti in prospettiva di un corridoio ha comunque già un beneficio locale, che è quello che diciamo prima, di massimizzazione delle nicchie ecologiche e quindi massimizzazione della biodiversità. Quindi non vedetelo per forza lungo l'asse longitudinale, non fatevi scoraggiare se il vostro intervento lungo l'asse longitudinale rimane separato dagli altri, perché comunque lungo l'asse trasversale
e comunque in ambito locale può avere un ottimo impatto, una buona capacità di assistenza alla biodiversità. Per quello che riguarda le connessioni ecologiche, noto anche che si è notato nel tempo, si è notato anche con il progetto del gestire, che laddove le connessioni sono più difficili da realizzare, quindi laddove c'è una forte urbanizzazione, il tema diventa tanto più sentito dalla popolazione. Questo è solo apparentemente paradossale, in realtà è molto facile da spiegare, nel senso che le persone hanno una naturale predisposizione alla natura e alla ricchezza della biodiversità, e quindi comunque ciò ha fatto sì che sul Lambo, ma appunto essendo voi il contratto di fine del Lambo lo sapete meglio di me, sono stati effettuati nel corso degli anni numerosissimi studi e anche realizzazioni pratiche. E quindi questo può contribuire ad avere una visione d'insieme su queste connessioni ecologiche. Quindi diciamo prima, magari tanti di voi fanno un piccolo pezzetto, però ci sono stati e ci sono fior di progetti che uno su tutti, il contratto di fiume, che fanno da legante e consentono poi pian piano di collegare tutti questi piccoli pezzi verso quella che dovrebbe essere una matrice diffusa. Vi faccio solo un piccolo spot sul progetto di cui faccio parte. Il progetto Gestire 2020 si occupa di azioni prioritarie a tutela della rete natura e della rete ecologica sull'intero Lombardia, quindi vogliamo migliorare i modelli di governance e di gestione della rete Natura 2000, aumentare la consapevolezza e la conoscenza del valore della rete Natura 2000 e più in generale della biodiversità, e mantenere e migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie. Per far questo noi forniamo supporto gratuito come ESAF alla redazione di progetti e alla presentazione di domande a bando, quindi con delle figure che sono i tecnici facilitatori. Probabilmente alcuni di voi hanno già sentito parlare di queste figure, perché comunque avevamo già avviato anche un paio d'anni fa una collaborazione con i contratti di fiumi in quel senso. Le figure di tecnici facilitatori dopo una pausa amministrativa sono di nuovo operative, quindi come enti vi invitiamo anche, se avete bisogno di un supporto sia tecnico che di individuazione dei fondi o di bandi su cui presentare i vostri progetti, fatevi vivi con il progetto Gestire 2020, perché c'è questa opportunità per tutti voi. Il sito del progetto è www.naturachevale.it. Io avrei finito. Scusate la lunghezza. No, grazie Sergio. Grazie per... Aspetta, riattivo anche la telecamera. Poi Manuela ti lascio subito la parola. No, grazie per la... per la presentazione, veramente sei stato chiarissimo. Direi che anche la sollecitazione a coinvolgere i tecnici facilitatori mi sembra anche un aspetto importantissimo, anche perché adesso passiamo anche a una rassegna delle schede, delle progettazioni che sono già in essere, quindi su quello potremmo anche tenere a mente questo tuo spunto. Non so, forse Giulio... Sì. No, vai. Sì, no, diciamo che ho tenuto a sottolinearlo perché appunto so che i contratti di fiume rispetto al passato hanno una dotazione finanziaria di tipo diverso, quindi appunto siccome noi andiamo a caccia di finanziamenti per interventi legati alla... Sì, no, era un eufemismo. A caccia di finanziamenti per interventi legati alla biodiversità, già 2 anni fa si era palesata la possibilità di avere collaborazioni sinergiche in questo senso. Sì, ma soprattutto avere dei contributi esperti specifici su alcuni temi per noi è fondamentale, che raccolgono gli spunti che hai insomma spiegato tu, no? Banalmente, non so, mi ha colpito molto la deframmentazione. Va bene sempre? No, forse ci sono dei casi in cui il supporto esperto può essere utilissimo, magari per aiutarci a creare le condizioni per poi fare la deframmentazione. L'altro aspetto che mi è sembrato importantissimo e che un po' ho colto anche nel tuo entusiasmo, no? Dice: non scoraggiatevi se non riuscite a costruire un intero corridoio, ma anche un pezzettino poi potrebbe diventare molto, molto importante. Siccome stiamo lavorando veramente di cesello, perché come hai fatto vedere tu la foto della pianura, ma anche le aree urbanizzate, cioè ormai soprattutto in tema di rete ecologica si lavora a recuperare il metro quadro, voglio dire, cioè non è una battuta, cioè i progetti che hai fatto vedere, Rellambro, Connubi, sono
volare, sono progetti che proprio lavorano in questa direzione del recupero del metro quadro. Basta, non voglio rubare tempo a Giulio, però è alla parte, diciamo, di... Ecco, io adesso magari stacco il video, comunque se poi ci sono domande o curiosità, ben volentieri, io sono qua. Certo, infatti questo volevo dire, una cosa non posso tacere, che è il fatto che comunque con Genius Loci e con Gerardo stiamo lavorando anche su quell'aspetto di accompagnamento, quindi se qualcuno ha intenzione di contattare i facilitatori tecnici, troverà anche noi, quindi se ci ritroviamo. Sì, tra l'altro Gerardo in quel contesto. Ecco, Gerardo è anche coinvolto proprio con la struttura dei tecnici facilitatori, quindi a maggior ragione. E io anche. Ah, ok, perfetto. Okay. No, niente, mi sembrava assurdo non dirlo. No, infatti. Ci si ritroverà anche lì. L'altra cosa tecnica, ricordo di scrivere il vostro nome, ricordo a tutti i partecipanti di scrivere il vostro nome e l'ente di riferimento nella chat, e se avete, vi viene in mente qualcosa da domandare a Sergio, comunque scrivetelo in chat che poi lo ricordiamo. Scusami Giulio, ecco, ti passo la parola. Ciao. Condivido il mio schermo. Ok, mi vedete a schermo intero adesso, vero? Sì, sì. Ok. Allora, riassunto delle puntate precedenti, noi abbiamo visto, abbiamo parlato di qualità dell'acqua, abbiamo, quindi, diciamo, stiamo riprendendo quelli che in una forma più o meno esplicita avevamo inserito nel progetto strategico di sottobacino dell'Ambro come obiettivi del progetto strategico, quindi migliorare la qualità dell'acqua, avere un corso d'acqua che sia più vicino possibile da un punto di vista morfologico dell'alveo, delle portate, che cerchi per quanto possibile in questo contesto così urbanizzato di assomigliare a un fiume naturale, e l'abbiamo visto la volta scorsa dal punto di vista strettamente geomorfologico, e durante quell'incontro c'era Francesco Comiti che diceva un alveo più naturale è fondamentale anche per la conservazione di specie d'habitat. Siamo arrivati alle specie d'habitat e Sergio ci ha confermato questo e ci ha anche detto una serie di altre questioni a cui bisogna prestare attenzione, vedi il caso delle specie invasive, e tutte queste cose insieme sostanzialmente devono informare le nostre azioni, cercando di verificare che nelle nostre azioni ne abbiamo tenuto conto, perché molto spesso abbiamo visto la volta scorsa, magari proteggerci dal rischio significa perdere qualità morfologica del corso d'acqua, quindi abbiamo due obiettivi che sono in conflitto. Nel caso della tutela delle specie habitat potremmo avere dei casi in cui magari recuperare una morfologia naturale eliminando una discontinuità, quindi una briglia uno sbarramento, dobbiamo sempre tener conto di quello che ci diceva Sergio prima, e quindi ragionare se per caso eliminando quello sbarramento non causiamo un problema dal punto di vista di queste popolazioni ancora ben conservate di specie autoctone, e quindi aggiunge un pezzo in più nel nostro approccio interdisciplinare alla
progettazione delle azioni e alla definizione di tutte le misure del piano d'azione del contratto di fiume e del progetto strategico di sottobacino. Adesso io, come le altre volte, provo a passare in rassegna un po' di azioni, cioè mettere in luce aspetti positivi e negativi che ho trovato rispetto al tema delle specie e degli habitat. Ripeto, questo vado molto veloce perché mi pare che tutti i partecipanti di oggi siano già stati alle precedenti. L'idea di questo confronto è proprio quello di condividere, cioè fare in modo che ciascuno di noi abbia la contezza di quanto le nostre azioni contribuiscono a migliorare le criticità esistenti, se tutte tengono conto degli approcci più innovativi, se tengono conto proprio di questi possibili conflitti di cui ho parlato prima, e poi andremo a guardare le schede anche dal punto di vista della completezza, degli aspetti, dei costi, della fattibilità amministrativa e l'eventuale importanza dimostrativa di un intervento che può essere piccolo, ma se lo realizziamo magari diventa un modello da replicare. Qui questa scheda, la prima che mi sembrava avesse a che fare potenzialmente col tema degli habitat, perché prevede sostanzialmente un ampliamento dell'alveo, quindi un intervento morfologico positivo, ripeto un po' quello che dicevo prima, forse nel momento in cui, scusatemi, che dicevo la volta scorsa, nel momento in cui si va a pensare a un intervento, andrebbe valutato se si può magari ottenere qualcosa di più da questo intervento, perché così come era pensato era un intervento molto puntiforme, senza, diciamo, che aveva un obiettivo diciamo minimale, che è quello di creare una morfologia migliore in un piccolo tratto, e allora forse qui mi chiedevo, potrebbe esserci su questo corso d'acqua un qualche interesse per qualche specie, per cui siamo a monte del lago, e quindi pensando a questo intervento forse si potrebbe capire se nel farlo possiamo immaginare un supporto per delle popolazioni isolate, per esempio di gambero di fiume. Vedete anche il fatto che questo intervento riguarderebbe solo questo tratto qui, ma non il tratto a monte, che sembra quello più artificializzato. Questo è l'altro intervento di cui abbiamo parlato quando parlavamo di morfologia, perché in questo caso si vuole proprio ricostruire una morfologia naturale su un tratto esteso. Anche in questo caso sarebbe interessante approfondire se ci sono dei potenziali effetti positivi su, per esempio, in questo caso il tratto esteso, ed è sicuramente questo un tratto dove potrebbe riprodursi la trota marmorata, se ci fosse. Forse un approfondimento su possibili benefici per eventuali specie minacciate o comunque protette, potrebbe magari avere opportunità maggiori di trovare un finanziamento, mentre questo aspetto in questa scheda non è considerato. Su questo non ho molto da dire, se non che da questo probabilmente qui siamo su un corso d'acqua forse troppo piccolo, adesso non so, chi è responsabile della scheda magari potranno dire qualcosa di più, però anche qui magari ci potrebbe essere qualche opportunità, per esempio per qualche specie o di decapoli, quindi o di gambe o di, diciamo, di invertebrati di varia natura. Su tutte e tre queste schede di questi progetti, invece che riguardano sostanzialmente la media valle dell'Ambro, quindi siamo qua nel gruppo 2, quindi qui siamo già a valle del lago, gli aspetti naturalistici
qui sono poco considerati, quindi stato salvo che questi progetti comunque avevano un'impostazione molto valida e che gli unici dubbi che avevamo spesso l'altra volta era che fossero già maturi per la progettazione degli interventi, quindi mettendo a bilancio, diciamo così, nel piano d'azione già i costi delle opere, o che invece per questo piano d'azione non dovessimo limitarci a mettere in cantiere, a mettere a bilancio la progettazione, quindi l'analisi di fattibilità tecnico-economica ed eventualmente degli stadi più avanzati di progettazione fino magari a un progetto definitivo. Ciò detto, in questa analisi, in questi studi, forse un approfondimento sulle potenzialità dal punto di vista della ricreazione, in questo caso di specie, ma forse su queste aree già anche degli habitat che ci faceva vedere Sergio prima, perché qui siamo già in un contesto dove, per esempio, i boschi umidi di Ontano e Frassino, ma forse anche le gallerie di Salice, che lui non ha citato, ma che pure potrebbero entrare in gioco in questo tipo di territorio, potrebbero dare forza, diciamo così, a queste progettazioni. Se io vado avanti, se qualcuno vuole intervenire subito può farlo, altrimenti semplicemente ricordatevi le vostre schede, le schede su cui volete intervenire e poi le riprendiamo alla fine. Ecco, questo è il progetto, diciamo, di tutte le schede di azione che sono state presentate. Questa, la 3.3, è sicuramente quella più focalizzata su questo tema di oggi delle specie e degli habitat, perché qui parliamo proprio di un intervento che ha già individuato alcune popolazioni che sono proprio quelle di cui parlava Sergio prima, quindi popolazioni isolate di gambero di fiume ancora ben conservate, e poi fa riferimento anche a delle popolazioni di anfibie, adesso non ricordo esattamente di cosa, e poi vede degli interventi. In questo caso, anche se diciamo in questo momento gli interventi non sono, nella scheda progettuale non sono descritti in modo dettagliato. Ciò nonostante, essendo piccole opere, questa è una scheda che ha dei costi, sembra ricordare, intorno ai 50-60 mila euro di opere. Allora, questo potrebbe essere un caso dove, essendoci già, si capisce che qui dietro c'è uno studio e una conoscenza degli aspetti naturalistici molto approfondita, e quindi potrebbe essere un caso dove magari inserendo una stima dei costi un po' cautelativa, quindi invece che mettercene 50.000 uno ce ne mette 100.000, 120.000 per essere sicuro di starci dentro, forse, siccome sono opere che veramente si progettano anche facilmente, potrebbe aver senso metterlo nel piano d'azione già come, non solo come studio, ma anche come realizzazione, perché potrebbe avere un valore dimostrativo importante, nel senso che così come quello che è stato fatto qui potrebbe essere replicato in diversi contesti del bacino, proprio per quelle finalità che suggeriva Sergio e che sono dietro il progetto gestire, quello di creare dei siti tutelati, monitorati di popolazioni autoctone che possono permettere probabilmente nel lungo termine proprio la non estinzione della specie, perché al limite sapete che anche in casi estremi
l'incontro tra queste popolazioni isolate, che magari non riesce più ad avvenire naturalmente, perché magari un gambero per riuscire ad arrivare ad entrare in contatto con un'altra popolazione dovrebbe riscendere il fiume e risalirlo fino ad un'altra popolazione isolata, e magari queste potenzialità sono purtroppo molto modeste, ma è possibile addirittura farlo artificialmente. È il caso, no, sono gli esempi di gestione faunistica che purtroppo in contesti molto antropizzati sono ormai abbastanza diffusi, anche se si cerca sempre di evitarli. Poi ecco, su questo magari potrebbe anche essere un tema quello della gestione faunistica, un tema nuovo, diciamo così, per il mondo dei contratti di fiume, no? Perché noi, per il contratto di fiume, tendenzialmente si occupa più di rischio, di qualità, eccetera, e non arriva a questo livello. Però potrebbe essere un tema interessante, considerato che la Regione Lombardia su questo, diciamo, è un pezzo avanti. Il progetto Gestire sicuramente è un modello, direi, a scala europea. Qui ci sono invece queste due schede di cui avevo parlato anche l'altra volta, perché sono due schede poco approfondite, ma con delle idee molto interessanti, queste, perché sostanzialmente puntano a ricreare una vera e propria riqualificazione, diciamo, potenzialmente, anche se abbiamo in questo caso la doppia finalità, che è di tipo idraulico, unita a quella naturalistica. Allora, qui secondo me potrebbe esserci un tema interessante, proprio di verificare le compatibilità tra questi due obiettivi, che spesso sono in conflitto, no? Cioè, per motivi idraulici noi fino adesso abbiamo sempre teso ad artificializzare i fiumi, idraulici o idromorfologici, quindi a fare interventi che sono tipicamente la arginatura, la difesa per motivi idraulici, mentre l'obiettivo habitat e specie sarebbe quello di creare condizioni e morfologie più naturali. In questo caso si potrebbe immaginare proprio degli interventi studiati per cercare di trovare un trade-off, quindi una soluzione intermedia che permetta di raggiungere entrambi i fini, magari rinunciando a un po' di idraulica o a un po' di natura. Ecco, questo, la scheda 4.1, è un'idea che va un po' in quella direzione che ci ha mostrato Sergio quando ha fatto vedere la carta delle reti ecologiche lombarde, no? Diceva: i corsi d'acqua sono i corridoi nord-sud, e la trasversalità est-ovest viene mantenuta attraverso o il reticolo artificiale o altre forme. In questo caso l'idea è proprio questa. Questa scheda ha questa idea di fondo. La mia impressione è che ad oggi non è matura. Qui siamo a livello massimo di maturità, praticamente c'è solo il titolo e una descrizione di quattro righe. Essendo invece un tema piuttosto complesso, o ci sono le condizioni per cui qualcuno ci lavora un po' e costruisce un concept un po' più robusto, oppure è una buona idea, ma che però dobbiamo probabilmente rimandare a quando non sarà più matura. Ecco, qua ci sono invece le schede che riguardano quei grossi progetti, per cui Relambro, riqualificazione ambientale del PLIS Media Valle Lambro, che sono progetti grossi, già avviati, con già finanziamenti, eccetera. Quindi io qui, questi sono progetti che hanno proprio come finalità, direi quasi principale, il ricreare rete ecologica.
Allora, qui io vi faccio una sollecitazione che però riguarda molte altre schede, probabilmente anche alcune di quelle che abbiamo già passato, ma ve la faccio qui e poi magari la riprendiamo un momento per un'altra scheda dopo. E il tema è un po' il possibile conflitto fra la fruizione e la protezione di specie habitat. Ora, questi due obiettivi si riesce spesso a tenerli insieme, però bisogna avere alcune accortezze. Faccio un esempio pratico e concreto. Un bosco ripario naturale, quindi che è ben connesso con la sua piana alluvionale, è un bosco che è poco fruibile. È poco fruibile perché spesso dall'autunno alla primavera può essere appunto, se non alluvionato, ma comunque spesso sommerso o comunque molto bagnato, e perché proprio non c'è il pratino all'inglese in un bosco alluvionale, c'è un materasso di foglie, ci sono accumuli di ghiaia, eccetera. Allora, qui secondo me si tratta di capire nel progettare un contesto che è, diciamo, la riqualificazione ambientale, una rete ecologica in un contesto così antropizzato come quello, diciamo, del tratto milanese o da Monza a sud di Milano, insomma da un po' a valle di Monza fino a sud di Milano, del Lambro, se ha senso magari mantenere delle aree che siano più destinate alla natura e quindi poco frequentate, o se puntiamo solamente sulla fruizione, perché in questo caso magari punteremo ad avere delle sistemazioni dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista delle specie che mettiamo a dimora, dal punto di vista dell'accessibilità, che saranno diverse a seconda delle destinazioni che gli diamo. Ecco, qui per esempio, questo lo avevamo visto anche l'altra volta, dal punto di vista aderendo ai suggerimenti di Sergio, in quest'area qui, dove c'è comunque sull'alveo una forte artificializzazione legata alla presenza di una centrale idroelettrica, forse invece che limitarsi magari a mettere una fascia vegetata che adesso sarà una fascia coperta di canneto, di arundodonax, quindi di canna e magari di robinia, invece che fare solo una riqualificazione solo di un tratto, quindi sostanzialmente di 10 metri, 5 metri, 10 metri dalla sponda, in un contesto del genere forse uno potrebbe cercare di ricreare una porzione di un habitat che potrebbe magari anche essere periodicamente allagato, quindi ricreare una golena e fare magari un 50 metri di distanza dalla sponda per 500 metri. A quel punto diventa un pezzo di corridoio più significativo. Diciamo che è una porzione di habitat che comincia a rivestire un interesse per più specie che non mettere 5 metri magari di salici e pioppici pressini. Poi ci sono questi due progetti di cui avevamo parlato l'altra volta, che sono, in questo caso, sono questi sono degli esempi significativi di come si potrebbe, diciamo, riqualificare a scala di paesaggio, un po' l'esempio che ci faceva Sergio sul parco, sull'area a Milano Sud, a sud di Milano e quella a sud di Londra. Questo tipo di interventi, secondo me, sono interventi a scala di bacino, quindi non siamo qui, non siamo sull'asta dell'Ambro, dove si ipotizza di fare un'operazione di restauro di paesaggio. E questo può avere nel lungo termine degli effetti importanti.
mentre l'azione 5.4, di cui avevamo parlato anche l'altra volta, la rinaturalizzazione del deviatore del canale dei Fossi, è un'azione molto complessa e costosa, forse quello che invece prevede l'azione 5.5, che riguarda sostanzialmente la riqualificazione di piccole aree di recupero di risorgive e fontanili, queste sono cose già decisamente più interessanti. Sarebbe interessante per questi contesti anche immaginare il recupero di quell'habitat acquatico con la presenza del ranuncolo, se non mi sbaglio, che sono tipici di queste aree di pianura ghiaiosa, per capirci. E quindi quella scheda, la 5.5, non so se la stima economica che era stata fatta per gli interventi è effettivamente sufficientemente robusta, però forse anche per questo tipo, per questa azione, si potrebbe fare una cosa simile a quella che abbiamo detto prima per l'azione 3.3, cioè immaginare magari di essere un po' più cautelativi sui costi e prevedere un intervento se dal punto di vista amministrativo, della fattibilità amministrativa, la cosa è già abbastanza matura. Io questo non sono in grado di valutarlo, però ovviamente se pensiamo di intervenire su terreni privati, questo dobbiamo capire se possiamo farlo o no. Stesso ragionamento per questa azione 5.6, l'avevamo detto l'altra volta, anche in questo caso, secondo me, questi sono potenziali interventi di recupero proprio di quegli habitat di corsi d'acqua, di risorgiva, che sono di particolare interesse. Quindi questo pure potrebbe, è una scheda di interesse per questo obiettivo. E qui torniamo a quella che abbiamo discusso l'ultima volta. Avevo detto che questa idea dell'intervento qui di San Donato, nodo paolese, anse naturale del Lambro, potrebbe essere di grandissimo interesse perché potrebbe essere applicato a tutto il Lambro, diciamo, nel suo tratto terminale fino alla confluenza in Po. In questo caso mi pare che si aggiunge alle attenzioni che dobbiamo dedicare a questo tipo di interventi il tema delle discontinuità dovute alle briglie, ma forse in questo tratto più alle traverse a uso idroelettrico, perché questo è un tratto critico per la fauna ittica all'ottona, dal Po risale ovviamente di tutto. E quindi su questo, quando pensiamo a come intervenire, al momento diciamo possiamo semplicemente dire che dobbiamo fare attenzione, nel caso volessimo immaginare interventi per ridurre la discontinuità, a valutare attentamente i pro e i contro. 5.9, un progetto molto interessante, molto ben concepito, non ho molto, molto da dire, la scheda va dritta, può andare senza problemi. Il 5.10 invece riprende un po' quella questione che vi dicevo, non ci ho messo, sono scordata, vabbè. C'era un'immagine, perché questa scheda 5.10 è interessante ed è l'idea di sfruttare un ex lago di cava valorizzandolo da un punto di vista naturalistico e di fruizione. È una scheda che andrebbe benissimo, l'unica cosa che non si capisce se, mi sembra, almeno a me sembra, che nei costi indicati ci sono solo i costi per la parte di fruizione, mentre il progetto aveva un buon equilibrio fra
interventi volti a migliorare la situazione delle, dal punto di vista naturalistico con la fruizione. Quindi questo è un aspetto che va aggiustato, va corretto, se, a meno che non abbia io capito male. Così io direi che mi fermo. Condivisione. Grazie Giulio. Come scrivo in chat, Mila si è materializzata in sono arresa, ho lasciato l'ufficio, sono venuta qui direttamente. Buongiorno a tutti. Ciao. Ho seguito Giulio. Ciao Mila. Ciao. Lo so, Manuela, come proseguiamo? Sì, io ho una... Allora, certamente l'invito è di aprire la propria mente, nel senso, se avete delle sollecitazioni che vi sono arrivate da questi due interventi e volete prendere la parola ora, siamo naturalmente tutti qui ad ascoltare cosa avete da dire. Sulla chat non ho visto nulla, non ho visto commenti per il momento e non so se qualcuno vuole prendere la parola ora. Stefano, che si è acceso. Sì, mi hai beccato, visto che di solito mi chiamano a rompere il ghiaccio. Allora, io ringrazio Sergio e Giulio. Dalla presentazione di Sergio, per me è stata un po' una galleria degli orrori, devo essere sincero, perché vedere questi mostri che si mangiano tutto fa un po' pensare che siamo quasi a un punto di non ritorno e che ci sia veramente poco da fare. Ciò nonostante, sono state intraprese nel tempo, già da alcuni anni, non direttamente dalla squadra di tecnici di cui ho fatto parte per il Parco Valle Lambro, ma dai nostri colleghi del Centro Tecnico Naturalistico, delle azioni che volte alla, per esempio, alla limitazione dell'espansione di certe specie invasive e particolarmente così predatrici. Quindi diciamo che su quell'aspetto lì io ho poco da riportare se non diciamo l'invito a continuare a perseguire azioni che vadano alla limitazione di determinate specie, anche con forti azioni di governance, perché a quel punto individuare, per esempio, la dico così brutale, la lobby dei pescatori che incentiva determinate semine per la loro attività, può essere utile a quel fine. Poi per il resto io mi affido banalmente a quello che propongono i biologi, gli ittiologi e via dicendo. Sulla parte invece di ricostruzione degli habitat per le specie più diverse, vabbè sì, noi abbiamo sempre proposto azioni che in contemporanea fossero un po' multi obiettivo, quindi di solito c'era anche la parte dedicata all'habitat. Confermo che è sempre problematico affrontare dal nostro punto di vista poi il rapporto con un certo tipo di produzione agricola che tende veramente a sfruttare l'ultimo decimetro di terreno fino al corso d'acqua, relegandolo proprio a scolina piuttosto che a rifiuto, ecco, il limite massimo è quello. Mi ha fatto riflettere l'immagine che ha riportato Sergio sulla geometria dei nostri campi nella parte sud di Milano rispetto a un'altra zona di Londra. Allora, quella è ovviamente una situazione molto particolare in Italia. Sono convinto che ci sono zone in Italia dove l'aspetto è altrettanto simile alla zona
alla zona rurale di Londra. Quindi non dobbiamo andare, credo, a copiare cose particolarmente esterofile, cioè ce l'abbiamo anche noi nel nostro patrimonio genetico, quella roba lì di avere un servizio ecosistemico completo e funzionante. Il litigio è un po' proprio con una cultura e con una, credo anche, apprensione economica finanziaria del fatto che se io non utilizzo fino all'ultimo pezzo il mio terreno, non ho sufficiente redditività economica. Questa cosa è un po' come se avessimo l'affanno di dover tirare fuori l'ultimo centesimo da qualsiasi fazzoletto di terra. Ecco, dovremmo anche un pochino uscire da questa ottica di finanziarizzazione complessiva e immaginare e convincerci del fatto che un ecosistema funzionante con tante parti che apparentemente non sono produttive, per quanto poi ci sarebbe per esempio una filiera del bosco che può comunque dare una sua redditività se ben tenuta, e anche lì abbiamo sottolineato in altri incontri nel contatto di Fiume che per esempio ci sono tante parti dei nostri boschi montani che sono veramente abbandonati, e lì banalmente basterebbe fare un po' di politica forestale. Dicevo, si può trovare una redditività, una sostenibilità anche senza tirare gli estremi, senza esagerare nello sfruttare le risorse soltanto a scopo agricolo. Quindi sono perfettamente d'accordo con quello che è venuto fuori. Le linee d'azione, secondo me, sono queste, anche a livello culturale, gestionale, politico, e anche proprio di divulgare ai singoli operatori delle indicazioni che possono tornare comode anche a loro. Grazie. Qualcun altro? Anna Nicolodi, forse? Se devi accendere il microfono, però. Mi sentite? Sì, è il Comitato Bevere, no? Che ha presentato un progetto che è stato appunto sottolineato come una buona idea. Mi ha fatto molto piacere. Io le volte precedenti non ho avuto l'opportunità di partecipare, per cui non so le tempistiche e le modalità con cui dobbiamo sviluppare queste schede, però appunto mi ha fatto molto piacere che venisse citata sostanzialmente la scheda 3.3, perché di fatto riguarda il proseguo che vorremmo dare al progetto che era stato finanziato da Regione Lombardia nel 2015, rivolto allo studio. Mi ha fatto piacere che il dottor Conte citasse che il lavoro appunto ha dato una lettura di approfondimento di questo nostro progetto, ed è così è stato, perché è stato molto molto elaborato e ha visto coinvolte varie figure professionali, soprattutto per rispondere al tema odierno, appunto tutto sul discorso sulla tutela della biodiversità, perché nel nostro team abbiamo avuto l'opportunità di avere dei naturalisti che hanno fatto proprio degli studi faunistici sulla popolazione del gambero autoctono, individuando due siti in cui ancora, almeno fino a poco tempo fa, ma ho chiesto degli aggiornamenti sulla densità della popolazione appunto del gambero autoctono, che sono nella zona di Torricella tra Barzanò e Cremella nel comune di Besana in Brianza, in un affluente della Bevera, che è la Beveretta di Cazzano. Ammetto che rispetto all'aver semplicemente citato la presenza del gambero in questi due siti, e abbiamo solo abbozzato delle possibilità di intervento, in questa fase dovremmo avere come lavoro quello di puntualizzare meglio cosa intendiamo fare per consolidare sostanzialmente queste popolazioni. Forse, visto
che sono, si trovano in una situazione di elevata frammentarietà, non si potrà pensare di cercare di allargare la presenza di questo organismo autoctono, però piuttosto di almeno consolidarne la presenza. Molto spesso, più che mettere, ecco, per esempio, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, questo me l'hanno insegnato i naturalisti, spesso bisogna non rendere a conoscenza della presenza, perché purtroppo l'uomo fa delle azioni di disturbo molto gravi. Mettere cartelli di segnalazione bacheche che indichino la presenza, in questo caso può essere più nocivo. Però quello che si può pensare, per esempio, dato che il gambero so che ha bisogno di acqua pulita per potersi riprodurre, intervenire nei punti dove ci sono le sorgenti che alimentano magari le pozze dove loro si riproducono, andare a intervenire per vedere se la sorgente ha bisogno di essere riqualificata, se bisogna per esempio ridurre il fenomeno dell'interramento delle pozze. Cioè, proprio come diceva il dottor Conte, sono piccoli interventi che possono avere però un'azione dimostrativa di notevole impatto. Perché per esempio noi banalmente nella zona della Valle della Molera a Fornaci di Briosco abbiamo realizzato veramente un piccolissimo stagno. Da non crederci, quasi, insomma, sarà sì e no 10-15 metri quadri, ma questo ha permesso di attrarre una specie in direttiva habitat che è la rana di Rataste, di cui ne abbiamo censito la presenza per 3 anni consecutivi. Per cui banalmente possono essere anche proprio interventi di questo tipo, di una minimalità quasi che sembra quasi ininfluente, ma per le popolazioni faunistiche possono avere un'importanza. Quindi adesso a livello appunto di quali azioni proporre da qui, adesso mi pare che la scadenza fosse fine novembre, quella di puntualizzare le schede, come Comitato Bevere assieme appunto ai nostri tecnici cercheremo di sviluppare questi micro interventi da distribuire in quelle zone dove avevamo già individuato con lo studio del 2015 delle potenzialità di valorizzazione della biodiversità. Perché forse era stato accennato nell'incontro precedente quando si parlava della qualità delle acque, l'aspetto che a noi preme di più, ma di cui consideriamo forse non facile la fattibilità, è il contrasto all'inquinamento delle acque del bacino principale della Bevera. Perché questo andrebbe a influenzare notevolmente il concetto appunto di biodiversità, ma dell'ecosistema fluviale. Però questo sono consapevole che è più difficile da trattare, perché togliere uno scarico bisogna fare degli studi, cioè capire quali sono gli enti coinvolti, i partner che possono intervenire, che può essere Brianza Acque o Largo Reti, piuttosto che capire se si può fare, se è uno scarico autorizzato. Insomma, ci sono tutti altri aspetti ancora più complessi, dove magari si potrà proporre qualcosa, ma con delle tempistiche un po' più lunghe, insomma, di realizzazione. Un altro aspetto che però non so in che scheda non è stato citato, ma avevamo messo un po' l'accento su un'altra area in cui era necessaria una maggior tutela, che era la zona della Poncia e della Fossa dei Pascoli nella zona di Molteno. Lì il dottor Raul Manenti aveva citato delle criticità legate alla presenza di popolazioni anfibie di una certa importanza. Avevamo censito fino a qualche anno fa, l'anno scorso non l'abbiamo trovate, ma 2 anni prima sì, la presenza di una popolazione abbastanza densa di tritoni e comunque di specie anfibie abbastanza importante. Mi sembrava quando ne avevamo parlato in uno dei tavoli del contratto di fiume, che il dottor Manenti ponesse l'accento però più che una, diciamo, una forma di tutela
indiretta, cioè questo ne parlava però il dottor Minà, che erano che accennava che in quella zona si dovesse intervenire con delle opere di tipo idraulico, però io questo progetto lo so così per come ne parlo, per cui magari se Stefano può dire qualcosa di più. Ecco, il dottor Manenti poneva l'accento sul fatto che di fare attenzione a quando si progettano queste opere, di fare in modo tale che non ci sia una connessione tra aree che rischiano di portare il gambero all'octono, il Procambarus, nella zona della poncia dove non è presente. Ecco, faceva più riferimento a delle azioni indirette, cioè di tutela di quell'area che è fragile dal punto di vista faunistico. Quindi adesso però ho chiesto al dottor Manenti di farmi una relazione aggiornata della situazione, e quindi eventualmente poi la integreremo noi con una scheda ad hoc. Ok, grazie mille. Se posso. Certo. No, volevo solo dire, vabbè, intanto che assolutamente il fatto che ci sia come supporto scientifico Raul Manenti dà assolutamente delle garanzie che questi aspetti verranno trattati in modo adeguato. Quello che poi non avevo detto nella presentazione, che va tenuto conto, mi riallaccio proprio a questo ultimo intervento relativo alla poncia, è che le spore della peste del gambero, purtroppo, hanno diversi modi di veicolarsi. Quindi anche effettivamente interventi di riequilibrio idraulico in cui si tende a spostare l'acqua da una zona all'altra, da un corpo idrico a un altro, si tendono a fare regolazioni, possono avere questa problematica, perché lì siamo proprio, come dicevamo anche nella presentazione, nella zona dove più di tutte c'è il rischio di che entrino in contatto popolazioni dei due tipi diversi di gambero, e le spore possono essere veicolate anche in altri modi, quindi proprio attraverso contenute nell'acqua, contenute nel materiale organico presente in sospensione nell'acqua, portate dagli stivali. Ecco perché condivido l'idea di non rendere neanche troppo nota la presenza di queste popolazioni, perché poi se una persona è curiosa entra nel corpo idrico con degli stivali che il giorno prima o un'ora prima ha usato nel corpo idrico di fianco, dove magari invece, o se non di fianco comunque a pochi chilometri di distanza, dove invece c'è il Procambarus, porta le spore della peste del gambero e perdiamo la popolazione. Quindi assolutamente è una zona critica da questo punto di vista, e ogni ragionamento in tal senso ben venga, ed è bene che venga fatto. Grazie. Ho avuto l'impressione che ci fosse anche un richiamo a Stefano Minà, una sollecitazione nei suoi confronti. Non so, Anna, se vuoi specificarla meglio, se Stefano ha già idea di cosa. Sì, no, chiedevo se Stefano poteva spiegare meglio quali erano gli interventi previsti nella zona della poncia, ecco, semplicemente. Allora, nella zona della poncia è prevista semplicemente la realizzazione di una area di laminazione laddove esiste già una forte area depressa e paludosa di, tra l'altro, di notevole interesse naturalistico, come si ricordava. L'area di laminazione dovrà contenere i volumi di piena del torrente Gandaloglio, attraversando con un manufatto di sottopasso della ferrovia che gli passa la linea la Monza-Molteno-Lecco, e utilizzerà in maniera un po' più ordinata delle aree che sono, come vi dicevo, già paludose e già non utilizzabile dal punto di vista agricolo, se non solo in parte, quindi verrà potenziata questa funzione di laminazione. Non ho capito bene il problema, infatti volevo chiederti di chiarirlo meglio, qual è il problema relativo alla possibilità che si sposti una specie di gambero in questa zona? Sì, questo lo citava Raul Manenti, in cui diceva la sua paura, il suo timore è che con questi lavori
si potesse in qualche maniera connettere, perché ripeto, non so la distribuzione né del gambero autoctono né del gambero alloctono in quella zona, non la conosco, attendo da Raul una relazione in merito, perché lui l'aveva proprio appena accennata, ma il suo timore era questo, cioè che questi lavori favorissero queste connessioni. Per il fatto, dovrebbe esserci però acqua in maniera continuativa per essere un habitat adatto allo spostamento del gambero, giusto? Sì. Però probabilmente realizzando un'area di laminazione in quell'ambito, adesso ripeto, non conosco bene come si eserciterà questo tipo di lavoro, è come aprire un varco sostanzialmente, ecco, mi viene da pensare, lo rimando a una, spero, puntualizzazione da parte di Raul di che cosa intendesse, ecco, sostanzialmente, gli ho chiesto di farmi una relazione sulle criticità e sulle azioni che lui suggerisce per poter limitare questi fenomeni, ecco. Perché forse il suo pensiero è dire così com'è a noi naturalisti l'area va bene ed è almeno in equilibrio, appena si palesano degli interventi interventi causati dall'uomo si può rompere questo equilibrio, insomma, per cui forse da chi progetta questa l'area di laminazione si è preceduta almeno da delle analisi di tipo faunistico di com'è, insomma, le dinamiche della popolazione. Tra l'altro queste indagini sono state fatte, poi ci sarà ovviamente poi uno studio anche successivo, un monitoraggio successivo anche delle specie faunistiche, delle presenti e di quelle che eventualmente si aggiungeranno o le modifiche che ci saranno. Come impressione di massima ho quella che non ci sarà una particolare sconvolgimento dell'area, cioè semplicemente ci sarà un aumento della frequenza dell'allagamento di quell'area che però in condizioni di asciutta rimane anche di fatto, non dico arida, però relativamente asciutta, se non alcune aree che sono umide, ma proprio per loro vocazione e per depressione naturale. Mi fai venire in mente comunque una considerazione che ritengo sia comunque valida da tenere sempre presente. Noi lavoriamo fra diversi ambiti che sono quello della riqualificazione fluviale, dico noi come ingegneri idraulici, e quelli di altre infrastrutture. Il campo della riqualificazione fluviale è un campo in cui gli ingegneri stranamente fanno cose meno dannose di quelle che fanno in altri ambiti, cioè in alcuni interventi si tende a riparare i danni che sono stati fatti per scelte poco oculate del passato. Quindi vorrei anche sfatare questo mito che dove l'uomo mette mano fa dei danni. Dove l'uomo mette danno, se ci mette cervello e ci mette conoscenza dei vari aspetti, riesce anche a migliorare le cose. Udite, udite. Dario, Milan, non so chi di voi due voleva. Io volevo solo chiedere, Stefano, ma quest'area di laminazione è in progetto, chi la sta progettando, è prevista da regione, dal parco, cioè come dal comune, non so, su che... Allora, chi la progetta, chi è responsabile? Ha avuto un percorso molto molto tortuoso, è stata più volte progettata e l'ultima progettazione è consegnata, siamo adesso a livello esecutivo, che è stato realizzato e consegnato al parco a fine luglio, una cosa del genere. Quindi la stazione appaltante in questo momento è il Parco Valle Lambro e il livello di progettazione esecutiva, siamo a livello di validazione, sta per iniziare la validazione del progetto esecutivo, quindi il prossimo passaggio poi è direttamente l'appalto. Ma i soldi sono regionali?
regionali. Difesa del suolo. Sì, regionali. Difesa, sì. Ok. Siete già all'esecutivo in pratica. Esecutivo consegnato da validare. Validare cosa significa? Cioè, nel senso, se emergessero dei rischi per che avanzava con il comitato Vevre, no? Si può in qualche modo cercare di intervenire per ridurli al minimo se dovessero emergere da uno studio, oppure siamo già fuori tempo massimo? Allora, tutto quello che si può fare in fase, allora, come monitoraggio degli effetti, le opere e loro eventuali mitigazioni, si potrà anche vedere in una fase, anche immagino, durante le lavorazioni. Quindi allora, è vero che le opere sono molto semplici, cioè si tratta di costruire dei rilevati arginali che contengano... Okay. Che limitino in maniera geometrica un certo livello di piena. Non so neanche, allora credo che la cosa non sia neanche assoggettata né a VIA, perché non mi ricordo che sia stato questo passaggio, perché siamo al di fuori di aree tutelate, e non credo che sia neanche sottoposta alla legge 8 sugli invasi. Da un certo punto di vista è un alleggerimento dell'onere amministrativo. Però mi sembra di ricordare che comunque sia stato fatto già in fase definitiva una serie di censimenti e di monitoraggi ambientali, e che quindi dovrebbe essere anche previsto un monitoraggio in corso e post operam. Quindi poi, qualora si dovessero ravvisare delle particolari problematiche, penso che sia... tutto interesse poi del gestore, che anche lì bisognerà capire un attimo chi sarà, perché essendo fuori territorio del parco bisogna capire se poi la gestione verrà data al Parco Valle Lambro oppure sarà scelto un altro ente. Ok. Io volevo... Vai Dario, no, vai tu. No, volevo riprendere un attimo invece la sollecitazione che ha fatto Giulio sulla scheda 4.1, che è quella di connessione ecologica trasversale, no? Che giustamente... Parla. La 4.1 è quella Please Brugno Torto ERSAF, che sì, prevede tutto l'ipotesi di... Allora, che effettivamente era emersa durante il percorso di costruzione dell'anno scorso, no? Della prima bozza di programma delle... e poi volevo... rispetto a quello che ti chiedeva Anna, effettivamente a fine anno l'idea è quella di consolidare il programma delle azioni. Quindi sì, il tempo c'è, non moltissimo. Però. Sì, fine anno vuol dire fine ottobre, prima quindicina di novembre. Cioè, non vorremmo approvare il programma d'azione del contratto di fiumi entro l'anno, e quindi le schede dovrebbero avere il pacchetto completo, salvo qualche ritocco, entro metà novembre. Al massimo, per ipotizzare di andare al massimo metà comitato novembre. Di coordinamento al più tardi verso la fine di novembre. Sì, quindi tempi ci sono, ma non sono così tanti, così lunghi. Ecco, mentre invece cambiando un po', riprendendo un po' la sollecitazione di Giulio, che era quella sulla scheda, forse anche dall'introduzione di Sergio, io credo che sia importante cercare di rinforzarla e magari farla diventare una sorta di studio di fattibilità, perché... dall'introduzione di Sergio mi sembrava appunto ha posto molto l'attenzione sulla struttura della rete ecologica come avente come assi nord-sud i corsi d'acqua, e con la necessità invece di connessioni, ma questo magari Sergio o Giulio possono correggermi se sbaglio, la necessità invece di connessioni anche trasversali, no? Che non siano appunto, nella battuta di Sergio, l'autostrada pedemontana, no? Ok, quindi
Forse penso che potrebbe valer la pena rendere studio di fattibilità a questa ipotesi di connessione est-ovest a partire dal Grugno Torto verso il bacino del Seveso, perché era questa un po' la logica di quella scheda lì, e non so se, se Sergio nel vostro lavoro gestire, lo butto lì, ma ci possiamo ragionare. Potete darci una mano in questa direzione? Sì, io penso di sì. Allora, normalmente i tecnici facilitatori intervengono a livello di presentazione a bando, quindi la prima cosa da fare sarebbe capire se esiste un bando sul quale, diciamo, identificare il finanziamento, e a quel punto si interviene creando il livello di progettazione idoneo alla partecipazione al bando. Però sono capitati anche altri casi in cui sono stati fatti, previo accordo con gli enti interessati, degli studi di fattibilità e delle progettazioni, anche senza avere ancora un'idea chiara del bando futuro a cui potrebbero attingere come finanziamento. Ne abbiamo fatto anche uno non tanto lontano da lì, nel senso, ne abbiamo fatto uno col Parco dell'Ura, quindi. Okay. Poi c'era stata un'altra sollecitazione di Giulio che segnalava, ma adesso visto che sono rientrate sia Daniela, credo anche Filippo, visto che si è affacciato alla mia porta qualche minuto fa, sul Re Lambro, giustamente Giulio sottolineava il possibile conflitto fra fruizione e protezione delle specie habitat. Eccolo, che sono comparsi. Allora, su questo, insomma, ho sempre molti dubbi, nel senso che siamo in ambito fortemente antropizzato, area metropolitana, la fruizione in qualche modo la vedo un elemento fondamentale, ma non perché sia fissato che la gente debba per forza passeggiare lungo la sponda, ma perché sono aree che hanno elevatissimi rischi di degrado, di usi, diciamo, non consoni, e il fatto di avere invece fruizione, poi non so Daniela come la pensate voi Rellambri, però capisco questa, diciamo, dicotomia che ha segnalato Giulio, ma capisco anche dall'altro lato che l'assenza, diciamo, oppure se ci sono delle possibilità, allora ben accetti dei suggerimenti anche dal gruppo di Sergio, cioè di costruire delle aree che non siano però accessibili, ma non siano accessibili realmente all'uomo a quel punto, cioè né alla fruizione, diciamo, semplicemente per andare avvicinarsi al fiume, ma nemmeno per la fruizione, diciamo, per usi alternativi, penso a usi, insomma, di baracche, orti abusivi, eccetera. E non so se su questo io scuso, scusatemi, perché appunto avevamo questa sovrapposizione, quindi non voglio scompaginarvi, ma anzi grazie Dario di aver ripreso questa cosa, perché come sapete, vabbè, il nostro tema è prioritario su queste, la nostra scheda è prioritaria sulla tematica discussa oggi, quindi qualsiasi tipo di commento, correzione, riflessione ci è assolutamente utile. Questo è uno degli annosi problemi su cui nel primo relambro dal 2012 c'è stato uno scontro fortissimo all'interno del gruppo di progetto, nel senso che e a due livelli, diciamo, no? Siamo a due scale. Il gruppo di lavoro era fatto da noi, da urbanisti, da ecologi, e questo è stato il grande tema di dibattito, perché nelle aree che sono di periferia, di margine, allora, se è pur vero che una riqualificazione generale da un punto di vista ambientale, ma anche paesaggistico e urbanistico, mi fa ben piacere che ci sia poi anche un altro incontro dedicato a questo, no? Allora, se ho un territorio, parliamoci chiaro, un territorio che è una schifezza, che è una periferia, attira schifezza. Cioè, questo è umana e faunistica, cioè, perché questo è il tema. Allora, è chiaro che se io lo riqualifico anche da un punto di vista estetico, forse attira meno schifezza, ma se sono in aree di periferia,
io penso alle vie che conosciamo, alla via Rezzoli, ai ponti sotto Cascina Gobba, via Idro, cioè c'era il campo Rom in via Idro, cioè sono tutte aree dove ci sono situazioni di marginalità non solo territoriale ma anche sociale. Allora la fruizione sembra l'unico escamotage per rendere popolate in qualche modo e presidiate queste aree. Io mi sono sentita dire che gli artisti spontanei servono perché presidiano le aree. Sì, può anche essere, però questo è un tema gravissimo. Io sono riuscita a seguire l'inizio, mi fa piacere che Sergio abbia sottolineato come il corridoio del fiume Lambro da un punto di vista ecologico, proprio perché non c'è, possa essere fondamentale. È il punto di partenza da cui siamo partiti per la progettazione. Quando siamo partiti ci sentivamo dire lasciate perdere perché ormai non c'è più niente da fare. Quindi è un tema grande, è un tema grande. Se ci sono idee, ben vengano. Io ho cercato di proporre anche delle soluzioni progettuali nel gruppo di lavoro con la parte un po' più di coordinamento, no? Che eravamo un po' più mediatori, abbiamo cercato anche di proporre la soluzione in cui si lasciavano alcune aree alla fruizione che potesse in qualche modo buttare l'occhio su diverse situazioni e altre aree un pochino più preservate. Non è semplicissimo. Adesso io ho presente, ad esempio, nella zona di Parco Lambro, l'area a est della tangenziale è un'area molto meno fruita. È un'area presidiata da Cascina Biblioteca, ma che non ha una fruizione così frequente. Le compensazioni che ha fatto ricadere Serravalle cosa sono? Facciamo una ciclabile. Facciamo una ciclabile dove Sergio, Fabrizio e company avevano fatto i monitoraggi e lì avevano visto che c'erano delle presenze faunistiche interessanti, cioè per essere in ambito urbano c'era la volpe, c'erano un po' di specie di avifauna che si fermavano in zona, sicuramente più interessante che non il topo e il piccione. Quindi questo è un grandissimo tema che io adesso lancio i compiti al progetto di Sottobacino, ma nell'immediatezza del corridoio fluviale, nei famosi 500 metri da rete ecologica regionale, questa riflessione secondo me richiede degli indirizzi un pochino più forti, cioè richiede anche uno scambio scientifico, perché io la soluzione non ce l'ho. Cioè, nel senso, è proprio un problema che è un po' come le centraline dell'altra volta, no? È un problema che c'è, cerchiamo di capire se c'è un metodo per affrontarla. Forse non c'è neanche un metodo, forse varia da pezzo a pezzo di territorio, mi viene da dire. Però io proprio in mente, allora, finché stai a Monza, Collinette Falck, Valiva là, c'è il parco, anche lì parliamo del Plis della Mediavalle dell'Ambro. Lo chiamiamo parco, ma di fatto è un giardinetto urbano che cerca di avere qualche piccolo spazio di rafforzamento. Tutto fa brodo, quello che cerchiamo di proporre è sicuramente un miglioramento della struttura ecologico-vegetazionale nei parchi urbani, perché secondo me su questo in Italia siamo molto in ritardo, e in particolare se i parchi urbani sono per i fluviali, mi viene da dire ben venga se riusciamo a fare qualche investimento in più e non avere l'erba tutta tagliata, tutto uguale, tutte le stesse specie botaniche. Però è un tema proprio su cui mi sento di dire che forse ci vorrebbe il dibattito. E poi per l'aspetto ecologico, un'altra cosa che lancio, e la lancio forse più a Sergio, e che è un mio pallino: non abbiamo dati scientifici, se non le associazioni piuttosto che le osservazioni così, ma sull'ambito metropolitano non abbiamo una raccolta di dati un attimino più strutturata sulle specie faunistiche. Ci sono state delle presenze molto interessanti, anche di alta rilevanza, sporadiche, perché non possiamo immaginare che l'Ambro metropolitano sia una core areas, però può essere un corridoio veramente di passaggio. Non ci sono strutturazioni di dati in questo senso, quindi adesso non è proprio un tema da progetto di Sottobacino, ma in termini di connessione ecologica poi lo è, lo diventa. Quindi forse anche questo è un po' uno spunto che,
boh, che mi sento che si debba affrontare. L'ultima cosa, quella che diceva Dario sui corridoi, mi riallaccio a quel discorso un po' utopico del Re dei Fossi dell'altra volta, no? Che aveva un po' anche questa funzione di connessione trasversale, quindi poteva essere un pezzettino, e da lì era partita un po' l'idea, un pezzettino di connessione est-ovest, quindi che faceva un po' da ponte. Mi taccio, ho sproloquiato un po' nella bolla del non sapere cosa era stato detto prima e dopo, scusatemi. Oh. Giulio, credo che... Sì, no, non so se ci sono altre cose da aggiungere. Io mi sono segnato un po' di spunti che sono usciti fino adesso. Vai. Allora, secondo, sono d'accordo con quello che diceva Dario prima. È evidente comunque, secondo me, che sul Lambro, nel tratto urbano milanese, diciamo, l'obiettivo fruibilità forse conta, e nel trade-off io devo puntare anche a quell'aspetto che dicevi tu, quindi sono d'accordo con te. Dovremmo immaginare che probabilmente abbiamo lì, come diceva Daniele, un giardinetto pubblico vicino al fiume. Per buona parte sarà inevitabilmente così. Secondo me le potenzialità di riqualificazione, anche dal punto di vista geomorfologico e naturalistico, stanno tutte nelle... o diciamo nell'avere una grande visione. Vedete il caso di Bolzano che ci ha presentato, Comiti l'altra volta, no? Lì c'è il parco urbano lungo il fiume, hanno detto va bene, ma nel parco urbano cerchiamo di recuperare qualcosa delle caratteristiche originarie di come era questo fiume, no? E hanno messo dei soldi, l'hanno fatto sulla Bolzano, d'altronde, come si sa, lì i soldi ce li hanno. E questa è una possibilità, non la escluderei del tutto. Secondo me è molto più facile quando questi interventi hanno anche sono multiobiettivo, come diceva Stefano prima, cioè se noi riusciamo a immaginare di progettare un intervento che ha anche una funzionalità idraulica di qualche tipo, a quel punto diventa tutto più semplice. Purtroppo, quando sono stati fatti gli studi di fattibilità sull'assetto dei Lambro, Olona e Seveso, sono stati fatti a fine anni 90, primi anni 2000, e quegli studi di fattibilità prevedevano sistemi di laminazione che non erano di tipo integrato, detta proprio brutalmente, sono nati con quell'altro approccio. Adesso recuperare è difficile, forse qualcosa si può ancora fare, ed è il motivo per cui su questo progetto di sottobacino ho stressato molto il fatto che dove erano previste le aree di laminazione non avevamo chiaro qual era l'assetto futuro dell'alveo da questo punto di vista. Però quella è la molla, cioè il meccanismo con cui si riesce oggi a fare su un tratto di fiume artificializzato un intervento che dia spazio al fiume, che ricrei degli habitat di interesse naturalistico, è quando si riesce a far sì che questi habitat abbiano anche una funzione di tipo di tutela del rischio. Diverso. Ecco, no, qual è la questione di fondo? Qual è? Che questi nuovi habitat che noi ricreiamo, che sia sul corso d'acqua, sulle aste principali, o che siano sul reticolo minore o sulle aste laterali, oggi la modalità maestra per farlo è acquistarle, queste aree. Se sono aree che hanno anche una funzione di rischio idraulico, si possono espropriare. Se non sono aree che hanno questa funzione, si devono acquistare, come diceva Francesco Comiti l'altra volta, a prezzo di mercato sostanzialmente. Però questo ad oggi è un po' ci sono le eccezioni, no?
ci sono le eccezioni che sono, che ne so, l'area umida della Casinazza, quindi il, oppure il, l'agricoltore particolarmente illuminato che quando mette a dimora la fascia tampone non la fa solo per acchiapparsi il contributo del piano di sviluppo rurale, ma con un'ottica un po' più lungimirante, ma sono tendenzialmente le eccezioni. Il grosso deve passare dall'idea che purtroppo è stata, si è persa, dell'importanza delle aree demaniali. Cioè, voi vi ricordate che, no, forse non vi ricordate perché siete troppo giovani, ma nel 94, quando fu approvata la legge sul servizio idrico integrato, venne approvata anche la legge che stabiliva che se il fiume abbandonava un'area, non diventava di proprietà privata come avveniva fino al 94. Quindi pensate a tutte le aree che si sono sdemanializzate fino al 94, cioè sono diventate di proprietà privata semplicemente perché il fiume faceva il suo mestiere, cioè cambiava alveo e l'area che lasciava diventava di proprietà del frontista, no? Quindi il processo, e lì sono d'accordo con Daniela, questo deve essere un indirizzo politico forte, che però attualmente è garantito se non altro da una legge che è ancora in vigore, la numero 37 del 94, che stabilisce che le aree abbandonate ai corsi d'acqua restano di proprietà demaniale. Quello che bisogna fare è acquistarne di più, cioè è acquisire al demanio tutte le aree che noi vogliamo, al demanio o alla proprietà pubblica, potrebbe essere proprietà comunale, insomma questo è, si può valutare. Però tendenzialmente quando parlavamo, cioè tutte quelle creazioni di nuovi habitat, sia che siano su una zona riparia, ma anche semplicemente se bisogna fare un ampliamento di alveo per ricreare un habitat di risorgiva, quelle tendenzialmente dovrebbero essere di nuovo acquisizione di aree che poi restano in proprietà pubblica, tranne quei casi, quelle eccezioni che dicevo prima, dove magari ci sono le condizioni per fare accordi con i privati, ma che sono purtroppo casi eccezionali. Per esempio tutti gli interventi che hanno portato degli effetti importanti sia dal punto di vista della creazione di habitat e anche dal punto di vista della efficacia di rimozione dell'inquinamento di origine diffusa che sono stati realizzati sul bacino scolante della Laguna di Venezia, il modello di business cosiddetto che ha funzionato è quando i consorzi di bonifica acquistavano le aree per fare gli interventi. Mentre quando erano i privati a fare le fasce tampone, eccetera, si vedeva che o le mettevano nel posto sbagliato, o le mettevano dove la falda era profonda 6 metri e quindi non avevano nessun effetto. Insomma, qualcosa può funzionare anche con il privato, però quel modello che era tipicamente quello concepito negli anni 90 per le nature-based solutions nei paesi anglosassoni, cioè quel paesaggio a sud di Londra è dovuto alla cultura storica anglosassone per l'agroecosistema di qualità, eccetera, ma anche a delle politiche, in particolare lo schema che si chiamava Water Fringe qualcosa, che è stato sviluppato dagli UK nel 96-97, quindi erano incentivi per la messa a dimora di fasce tampone in quel contesto. Però lì siamo in un contesto di culture anglosassone, insomma, è un contesto diverso e quindi quel modello di business che ha funzionato in Danimarca, negli UK, in altri paesi europei, secondo l'esperienza che c'è stata fino adesso in Italia, è l'eccezione, può funzionare in casi eccezionali, mentre diciamo, il modello centrale deve essere purtroppo, anche per, diciamo, ha un suo valore perché poi
alla fine, se diventano di proprietà pubblica, uno ha la garanzia che quegli habitat non durano 10 o 20 anni, ma ne possono durare, come è auspicabile, 200. Bene, grazie. Giulio, io me le ricordo sia tutte e due le leggi del 94, quindi... Quindi non sei giovane come sembri. Stefano voleva chiedere una conferma su... Vai Stefano, su quello che hai richiesto a fine novembre. Esatto, giusto anche per inquadrare bene il prossimo impegno al di là degli incontri di formazione di questo tipo. Quindi per metà novembre la richiesta è quella di passare a degli studi di prefattibilità, giusto? Ma guarda, secondo me, dico la mia, poi Dario correggimi se sbaglio, secondo me ci sono alcune schede di azioni che si può decidere che rimangono studi di fattibilità, cioè sono sostanzialmente o fattibilità l'azione è lo studio di fattibilità e eventualmente la progettazione fino al livello del definitivo, per cui secondo me vanno già bene così se ci si ferma lì, semplicemente magari fare una rivalutazione, cioè essere sicuri che la stima economica dello studio e del progetto sia realistica, insomma. Oppure se invece si dice no, ma io su questa azione sono molto convinto che ci siano le condizioni per prevedere già l'opera, allora in quel caso bisogna essere sicuri che, diciamo, siccome spesso sono fatte a lotti, dove il lotto 1 è fare la fattibilità tecnico-economica e il progetto preliminare, il lotto 2 è la progettazione esecutiva e il lotto 3 è l'opera, che il lotto 1 non smentisca completamente la stima dei costi dell'opera, capito? Questo è il punto chiave. Se avete previsto per le azioni sulle bevere 1 milione di euro, se poi la fattibilità tecnico-economica ti dice guarda, tu con 1 milione ne fai un quarto di quello che avevi pensato, va bene, va anche bene così, però l'ideale sarebbe metterne 4 milioni, in modo che tu sei sicuro che se pensi, cioè se sei in grado di fare una stima di quanto costa effettivamente. Se non sei in grado di fare una stima dei costi, io suggerisco di mettere nell'azione solo la parte iniziale, quindi lo studio e eventualmente il progetto preliminare o il definitivo, mettendo la stima dei costi di progettazione. Mentre per altre azioni, secondo me, si tratta solo di fare una verifica, ancora una volta, sicuramente degli aspetti finanziari e molto spesso di quelli amministrativi, cioè capire se fare la riqualificazione dei fontanili, ci sono già gli accordi con i proprietari, siamo su aree demaniali, cioè questo non si capisce dalle schede. Questo deve essere invece chiaro, insomma, se vogliamo chiedere i soldi per fare degli interventi, non possiamo poi bloccarci di fronte al fatto che il proprietario non ti fa neanche entrare nel fondo. Sì, è esattamente come dice Giulio. Aggiungo una cosa, adesso si stanno muovendo tantissimi o si muoveranno tantissimi fondi, tantissime risorse da parte dello Stato grazie al Recovery Fund. Per cui ad esempio tutta la partita del servizio idrico integrato, oltre a fondi regionali che diciamo Regione metterà a disposizione con quella che viene chiamato Piano Marshall della Regione Lombardia, anche il Ministero, ad esempio sulla partita del servizio idrico integrato, ci ha chiesto praticamente dall'oggi al domani, dal motivo anche per cui io ci sono e non ci sono purtroppo in questi incontri, perché abbiamo dovuto lavorare tantissimo perché il Ministero ci ha detto di mandare un elenco molto dettagliato, però anche con il livello di progettazione, cioè livelli molto dettagliati di interventi che potrebbero essere finanziati in futuro con il Recovery Fund. Ci aspettiamo la stessa cosa anche su altre tipologie di intervento, no? Difesa da rischio idraulico, progetti integrati come quelli nostri contratti di fiume. Quindi l'idea è di inserire nel programma d'azione schede
se si ha solo idea di quello che può essere il costo dello studio di fattibilità della progettazione, mettiamo quello e, e potremo andare a fare un elenco di studi, progetti che potremmo andare a finanziare in con, o recuperare altri canali di finanziamento con delle spese correnti, ok? Se ci sono invece già progetti definitivi o anche studi preliminari che consentono comunque di avere un'idea di quanto costerà un'opera, allora mettiamo anche la scheda con l'opera. Come diceva Giulio, però i requisiti devono essere questi, cioè fare delle verifiche amministrative sulla disponibilità delle aree, su quello che prevede il PGT, perché adesso in un altro bacino ci siamo incancreniti e rischiamo di non finanziare un'opera perché bisogna fare una variante PGT e il comune non la fa. Cioè, bisogna comunque, se ci sono questi aspetti, quantomeno di evidenziarli nella scheda. E soprattutto deve essere il requisito fondamentale che ci deve essere un il soggetto proponente, ci deve essere la volontà forte di poi di portare avanti questa azione. Cioè, l'importante è che noi come team dei contratti di fiume poi abbiamo un soggetto a cui rivolgersi nel momento in cui ci sono i soldi, per dire ok, ci sono i soldi, possiamo finanziarti questo studio, questo progetto o quest'opera. La fai con il nostro finanziamento, se ci sono altri canali di finanziamento. Quindi direi che la condizio sine qua non è che il soggetto proponente sia veramente intenzionato a portare avanti quest'opera, questa scheda, questa misura. Poi, se anche in questo momento non ci sono dei canali di finanziamento individuati, direi comunque di inserirlo nel programma d'azione, perché si stanno muovendo talmente tanti fondi e mi auguro che qualche cosa si liberi anche per i nostri, per tutte queste attività, per queste progettualità, per cui è meglio avere progetti pronti, è meglio avere un programma d'azione approvato e condiviso, che così abbiamo anche più potere per poter andare a richiedere dei soldi. Spero di essere stata... È un po' quello che abbiamo sempre detto, però a maggior ragione volevo enfatizzarlo in questa occasione. È stata chiarissima. Volevo aggiungere che sicuramente, come hanno spiegato Mila e Giulio, c'è anche l'aspetto di integrare, di completare in qualche modo le schede con gli spunti che sono emersi durante questi incontri. Mi viene in mente, non so, il piccolo intervento a sud, quello della piccola area di divagazione prevista sull'Ambro in area, mi sembra, Melegnano, in cui Giulio accennava, diceva, si potrebbe potenziare. Ecco, questi spunti, secondo me, sono spunti preziosi che sono emersi durante i vari incontri e che l'invito è a farne tesoro e a integrarli nelle schede, perché questo ci permettono di rinforzare la qualità stessa della scheda, anche rendendola multi... cioè, con quel termine bruttissimo che utilizziamo, win-win in qualche maniera, no? Che abbia sia aspetti di natura ecologico-ambientale, sia aspetti magari di riduzione del rischio idraulico. E niente, quindi questo secondo me è un aspetto anche da tenere in considerazione. Sicuramente gli aspetti che avete ricordato voi, Giulio e Mila, sono importantissimi. Ok, questo è un po'... Io mi scuso, ma chiedo a Dario, a Giulio, se hanno voglia, barra tempo, di farmi una ripetizione. Adesso non voglio tediare tutti qua, ma magari un remind in altra sede se c'è qualcosa rispetto ai nostri temi che possiamo fare. Sì, anche loro lo faranno mirato. Volevo solo ricordare che la registrazione ci sarà, però evidentemente avere una sintesi mirata e focalizzata sui progetti che interessano a te è certamente meglio. No, grazie Emanuela, anzi magari prima guardiamo la registrazione e poi semmai gli rompiamo le scatole, che mi sembra meglio. No, perfetto, non lasciamo solo alla registrazione però, nel senso, parto dallo spunto di Daniela per dire se ci sono anche richieste o spunti o ulteriori necessità di approfondimento, invito tutti a comunque a farle, a chiedere, insomma, non... Cioè, ripeto, l'ho detto all'inizio, ma continuo a ripeterlo, è un gruppo di lavoro, l'obiettivo è... costruire insieme il programma delle azioni con le caratteristiche che diceva
Giulio e Mila prima, e con l'obiettivo adesso molto concreto che ha accennato Mila. Facciamoci trovare abbastanza pronti per poter anche insomma, beneficiare di queste opportunità che si stanno aprendo in questo momento. Quindi sicuramente c'è la registrazione, ma siamo a disposizione anche per ulteriori approfondimenti. Sì. Probabilmente Dario, la registrazione serve proprio per chi oggi non è riuscito a venire e magari no, appunto certo. quei suggerimenti di cui parlavi prima, no? Come importanti da far confluire poi nelle schede, possono prenderli da lì. La registrazione serve a questo, e in più aggiungo che stiamo costruendo anche con l'aiuto di Eva, Irene, insomma, Gloria, Alessandra e Daniele, un po' anche una sorta di piccolo raccolta di registrazioni con gli spunti, quindi queste possono essere, poi saranno messe e serviranno un po' a tutti, quindi cioè non solo all'Ambro, ma comunque un po' a tutti, però in particolare per il Lambro ci sarà anche questa sorta di tool. Eva, vuole aggiungere qualcosa? Sempre su questi aspetti un po' operativi, quello che ci immaginavamo anche con Dario, lo dicevamo la settimana scorsa, era che probabilmente alla fine della parte degli incontri tematici, ne mancano ancora due, visto che ciascuna scheda è stata trattata in più incontri, sì. Andremo noi a fare dei commenti sulla scheda, come dei remind, dicendo abbiamo raccolto degli spunti sul tema fruizione, sul tema abita, sul tema rigenerazione, poi ciascuno magari se li va a rivedere o li rivediamo insieme, però magari per ciascuna scheda noi faremo questo lavoro, così anche chi non ha partecipato a tutti gli incontri, si è perso tra le mille mail e i mille appuntamenti, ha vede ricapitolato tutto quanto nella sua scheda. Sì. Io mi permetterei, vedo che Sergio ha acceso, quindi forse ha qualcosa da aggiungere, no? Mi permetterei di chiamare, di chiedere a Marchesi, Vidale, Pialorsi, insomma, coloro che sono presenti, ma forse non abbiamo visto, se appunto che cosa traggono, che cosa si portano via da oggi, che cosa, se hanno un commento generale da fare. Prego. Sì, buongiorno, allora inizio io. Io mi occupo in ARPA, lavoro nel settore monitoraggio ambientali, quindi come magari avete già avuto modo di parlare con mio collega lo scorso incontro, ci occupiamo di eseguire monitoraggi dei vari elementi biologici in acqua corrente e di conseguenza andiamo a campionare anche alcune stazioni che fanno parte del bacino del Lambro. Infatti avrei voluto poi fare un intervento proprio alla fine per non portarvi a tempo prezioso per le vostre riflessioni sulle vostre tematiche, che sono interessantissime, e infatti con piacere ho ascoltato tutta la mattinata l'incontro e finalmente, cioè, è bello vedere che ci sono delle proposte positive, insomma delle realizzazioni concrete su questi luoghi che sono veramente problematici. E noi lo vediamo spesso quando usciamo a campionare, anzi quando entriamo a campionare nei fiumi, nei corsi d'acqua, l'ambiente che c'è intorno e quello che c'è dentro, anche sul fondo del fiume, quello che troviamo proprio campionando. E, difatti mi piacerebbe, cioè, vi chiedo poi la cortesia anche quando questi interventi prenderanno piede, quindi verranno davvero realizzati, si concretizzeranno, se potete per cortesia informarci, perché può essere che magari alcune nostre stazioni siano interessate dagli interventi, che quindi andranno poi a modificare temporaneamente il regime idrologico, comunque l'accesso magari, o sicuramente magari un risultato della qualità biologica, e visto che noi andiamo a raccogliere macroinvertebrati, macrofite, diatomee, potrebbero esserci dei risultati alterati momentaneamente, temporaneamente. Quindi questo era insomma, il primo pensiero che mi è venuto in mente. E poi non lo so, adesso non sono io la persona, sono semplicemente un tecnico, però sentivo un intervento dove ci si lamentava anche del fatto della mancanza di informazioni, di dati riguardo la fauna, le specie faunistiche o floristiche. Noi raccogliamo dati da un po' di anni, e sono dati che poi contribuiscono a dare il risultato della qualità biologica del fiume dal punto di vista biologico, e poi insieme al dato chimico dare il giudizio complessivo.
però abbiamo una serie quindi, diciamo, di database di raccolta dati delle varie campagne, per cui magari sarebbe interessante, qualora qualche ente ne avesse necessità, avere la conoscenza di qual è lo stato ecologico di quel tratto di fiume, perché noi poi dividiamo il corpo idrico in alcuni tratti a seconda delle pressioni, e magari anche di mettere a disposizione eventuali dati se ce ne fosse necessità. Mi stava venendo in mente una cosa, che tutti i vostri dati sul monitoraggio della qualità delle acque sono chiaramente disponibili sul sito di ARPA, vengono pubblicati, anche c'è il rapporto ambientale, però potremmo pensare di ragionare insieme su mettere anche un link sul sito dei contratti di fiume a quelle pagine web del sito di ARPA in cui sono pubblicati i dati, per favorire anche la consultazione da parte dei soggetti coinvolti dai contratti di fiume. Quindi potremmo guardare insieme magari quali sono le pagine più anche facili da capire, da comprendere, più user friendly, o comunque dove ci sono i dati più significativi, e poi mettere un link sul sito dei contratti di fiume. È una riflessione che sto facendo con tutti, anche con il team tecnico dei contratti di fiume. Perché effettivamente questo sul nostro sito manca, e invece dovremmo metterlo. Sì, datemi, un'informazione di servizio, mi scuso moltissimo, ma io purtroppo alle 12 devo fare un'altra call. Quindi vi saluto, Giulio. E resto a disposizione per le prossime fasi. Grazie. Grazie Giulio. Grazie a te. Ciao Giulio. Se posso, Marchesi, stava riprendendo la parola a lei. Sì, no, mi sembra un'ottima idea, quindi sì, penso che si possa fare questo passaggio, questo link, solo non bisognerà parlare poi con le persone che si occupano del sito, che però non penso che ci siano problemi, anzi, se si dà evidenza dei risultati appunto in maniera più semplice, più facile, perché anche il sito non è proprio così, ma immediato, ben venga, anche sono messi a disposizione di tutti, quindi... Ma ci puoi dare i tuoi riferimenti? Perché io vedo solo M. Marchesi, quindi magari sì. Puoi scrivere anche il tuo numero di telefono. La mia mail, sì. La tua mail, così, in modo tale che prendiamo contatti e vediamo come fare. Sì, poi i contatti dovranno essere presi niente con i miei... capi, insomma, con le persone. Sì, no, assolutamente. Però come punto di contatto, sì, molto volentieri. La scrivo direttamente qua in chat. In chat, se puoi scrivere il nome, il cognome e l'ente, perché in teoria dovremmo usarla come foglio presenza, ma alla fine manca sempre qualcuno. Sì, era scritto tra i primi in alto il nome e cognome, però riscrivo volentieri. Grazie. A voi. Se posso ricollegarmi al discorso, giustissimo, ottima idea. Ci sarebbe anche il database che comincia a essere piuttosto popolato, anche se poi non so onestamente quanto copre effettivamente l'area metropolitana di Milano, che era il problema che sottolineava Daniela. Ma ci sarebbe il database dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità, che comunque dà indicazioni anche su specie di interesse naturalistico, non su quelle della sorveglianza ambientale magari, ma su altre di interesse naturalistico. Quindi è molto popolato, soprattutto per quello che riguarda le specie ornitiche, gli uccelli, però comincia ad avere anche una buona massa di dati anche su altre cose. Perfetto. Ok, grazie. Colgo l'occasione intanto per ringraziare della presenza di ARPA, che in questi ultimi incontri ci sta seguendo, e sono sempre contributi molto preziosi. Sicuramente vi terremo aggiornati sullo sviluppo delle schede, anche sull'implementazione. Anzi, su questo lo stimolo è, se avete anche delle segnalazioni, vedendo anche le schede vi vengono in mente degli aspetti che possono essere un po' rinforzati, ben venga, come dicevo la settimana scorsa al tuo collega. Però siamo molto contenti di avere ARPA nel gruppo di lavoro. Grazie. Guardi, un unico consiglio che mi sento di dire è semplicemente quello di affidarsi comunque alle competenze specifiche dei tecnici, parlo di naturalisti, biologi, ecologi, sono le persone che hanno delle conoscenze, le capacità del territorio, che sicuramente sapranno indicarvi e consigliarvi al meglio. Poi immagino che molti di voi abbiate questa
questa formazione. Sono al di là dei relatori, poi gli altri non li conosco sinceramente, però io credo che se c'è una persona molto competente sia proprio costituita da questa figura che opera sul campo e che quindi saprà dare le linee guida corrette. Certo. Grazie. Ecco, non so se qualcun altro, appunto, tra chi ancora non ha parlato, appunto Vidale, dicevamo, Pialorsi, Tullio Muraro ha parlato del Comitato Bevere, comunque abbiamo con Nicola Di abbiamo raccolto qualche commento. Volevo sapere se ce n'erano altri dalle persone che ancora non hanno... Non ci hanno detto niente. Sembra di no. Sono le 12 in questo istante. Signori, che facciamo? Ci salutiamo? Mm-hmm. Va bene. Se non ci sono altri spunti, altri commenti, io riprenderei, perché comunque magari anche con Stefano, però quella, la famosa scheda dello studio geomorfologico della Ponte Vecchio di Scarenna, eccetera, ricordo che comunque, lo ricordo un po' per tutti, lavoreremo anche, avvieremo anche uno studio di assetto geomorfologico, Giulio l'ha accennato, ma è un'attività che comunque faremo, per cui io anche su quella ne terrei presente, però dovremmo capire un attimo come fare, nel senso, perché se ci sarà questo studio un po' più ampio a livello di bacino, forse in qualche modo influenzerà anche quella progettazione lì, quindi ne terrai conto, non lo so, poi magari ne possiamo discutere direttamente su questo. Poi non so, vedo Marco che... Sì, si è illuminato. Sì, ci sono, tenevo spenta la videocamera. Per... Sì, sì. Va bene. Ok, niente. Nessun altro? Ci salutiamo? E solo se vogliamo rilanciare il prossimo appuntamento, anche se poi ovviamente... Bravo. Vai. Notifiche online. Il primo ottobre, sbaglio? Sì. Allora, ci vediamo... Lei aveva... L'ottobre mattina. Sì. Sì, l'orario, il giorno e l'orario è sempre lo stesso, giovedì 1 ottobre 9:30, il tema sarà quello della fruizione, quindi molte delle schede viste oggi saranno sicuramente recuperate in quell'occasione e avremo il supporto dell'architetto paesaggista Luigino Pirola che seguirà un po' questa parte. Cioè che farà lo stesso ruolo un po' di stimolo iniziale e se riuscirà ci seguirà anche come... ha fatto Sergio durante tutto l'incontro, se riuscirà, non lo so, vedremo. Ok, perfetto. Allora, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per la grazie. Disponibilità. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie. Nata, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ci vediamo. Grazie. Arrivederci. Ciao. Tullio? Ah, sono Tullio Muraro. No, niente, volevo semplicemente ringraziare tutti quanti per gli interventi. Per quanto riguarda il Comitato Bevere, si è espressa adeguatamente la nostra amica Anna Nicolodi. Grazie e ci vedremo presto. Grazie a te. Ciao. Procediamo con ho forzato la voce. Sì. Sorry, via. Procedi, ma come? Aspetta un attimo. Tuk tuk. Uff. Ok, grazie. Eccoci. Perfetto, grazie mille. Beh, a me sembra positivo comunque, no?
non lo so.